Invito i signori consiglieri a prendere posto, grazie. Ci siamo? Signori assessori, per favore. Posso? Bene, consigliere, grazie. Bene, lascio la parola al direttore per procedere con l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, presente. Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Prego. Allora abbiamo l'esito dell'appello, 16 presenti, 6 assenti, ci sono assente giustificato la consigliera Zitoli, grazie. Allora, accertata la validità della seduta, possiamo procedere. Comunico all'Aula che, come convenuto in conferenza di Capigruppo, in base all'articolo 47,3, l'odierno Consiglio vertirà sulle relazioni annuali delle commissioni dei presidenti delle commissioni municipali e della giunta municipale riguardo all'attività svolta. Per l'audizione delle relazioni verrà osservato un ordine prestabilito. Al termine della relazione della presidente di commissione darò la parola all'assessore di competenza. Per ogni relatore sono previsti non più di 10 minuti, quindi invito ad osservare tale tempistica. Ultima annotazione, non sono previsti interventi. Do la parola alla Presidente del Municipio, la dottoressa Monica Lozzi, prego. Addirittura la dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno consiglieri, siamo alla seconda relazione dei lavori della Giunta, quest'anno fatta anche con i presidenti di commissione, proprio a dimostrazione del fatto che il lavoro che portiamo avanti è sicuramente all'unisono con quello del Consiglio. E, come sapete, io non ho deleghe personali, quindi la relazione su tutti gli argomenti verrà sviluppata da tutti gli assessori presenti. Noi stiamo portando il nostro programma municipale avanti anche in maniera abbastanza importante, tantissimi risultati sono stati ottenuti. Non nego che alcune difficoltà le abbiamo laddove ci dobbiamo interfacciare
con i dipartimenti e con il Comune di Roma. Quindi lancio in questa occasione una battaglia politica che vorrei fare insieme a tutto il Consiglio, che è quello di portare avanti il decentramento amministrativo con tutta la nostra forza. Voi siete esposti anche con atti di Consiglio, sia sul decentramento, sia sulla questione della delibera tronca. Forse è arrivato il momento, a 2 anni e mezzo dall'inizio della consigliatura, di far capire anche al Comune, che è della nostra parte politica, che Roma non si governa dal centro, Roma si governa dai territori, perché se no le cose non funzionano. Adesso lascio la parola ai relatori. Bene, allora è iscritto a parlare il Presidente della Commissione prima, però non vedo il Presidente, quindi il Vicepresidente. Va bene, allora l'ordine perfetto, allora rispettiamo l'ordine prestabilito. Allora do la parola al consigliere presidente della Commissione Sesta, Bilancio Patrimonio, il consigliere Luigi Pompei, grazie. Grazie Presidente. Cercherò di essere abbastanza sintetico. Ovviamente la Commissione Sesta ha un'ampiezza di competenze tale che purtroppo non ha consentito di prendere in esame tutte le questioni che si sono man mano poste all'attenzione della Commissione stessa, che peraltro, ripeto, non è che abbia, che possa avere grossi supporti istruttori né da parte dell'ufficio consigli e commissioni, che è totalmente dedico alle sue funzioni di segreteria, e tra l'altro da supporto istruttorio anche da parte degli appartenenti alla commissione, tutti quanti sono impegnati, onerati delle specifiche incombenze, avendo anche incarichi a loro direttamente attribuiti. Questa circostanza peraltro è comune a tutte le altre commissioni in cui si articola il consiglio del settimo municipio. Nel periodo settembre 2017-2018 l'attività della commissione si è svolta mediante 39 sedute, nel corso delle quali sono stati trattati gli argomenti dettagliati nei verbali di seduta pubblicati sul sito web comunale, con evidenziazione in alcuni casi di quanto emerso nell'ordine dei lavori mediante note di commissione indirizzate agli organi operativi competenti. Riassumo brevemente gli argomenti trattati, raggruppati per temi, facendo qualche commento laddove necessario. Per quanto riguarda le regolamentazioni municipali promosse dalla Commissione, va rammentato il regolamento del Municipio. Al momento dell'insediamento dell'attuale consigliatura, i lavori dell'Assemblea e degli organi del Consiglio erano ancora governati dal regolamento dell'ex decimo Municipio, non essendo giunti a conclusione i lavori della apposita Commissione costituita nella precedente consigliatura per redigere un regolamento uniforme a seguito della riunione nel Municipio settimo dei due municipi, nono e decimo. È parve quindi prioritario indirizzare i lavori della Commissione Sesta alla ripresa e completamento di quanto elaborato nella precedente consigliatura, per una stesura di una regolamentazione uniforme che venne consacrata nella deliberazione del Consiglio Municipale del 28 febbraio 2017. A seguito sia delle variazioni dello Statuto Comunale del gennaio 2018, sia delle variazioni apportate agli articoli 87,2 e 96,2 e articoli 96 e 98 del regolamento del Consiglio Comunale, nonché delle opportunità di assestamento del testo corrente, è stata condotta un'accurata revisione ed innovazione del testo approvato nel febbraio 2017, dalla quale è scaturita la versione attuale della regolamentazione consacrata nella recente deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 ottobre 2018. Si è affrontato il problema dei comitati del quartiere, integrando il testo di regolamento vigente, delle linee guida vigenti, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della loro rappresentatività. Questa delibera è stata approvata, nuove linee guida approvate con deliberazione del Consiglio Municipale del 14 dicembre 2017. Le integrazioni apportate riguardano in sintesi l'avvenuta subordinazione del riconoscimento dei comitati di quartiere alla temporaneità delle cariche rappresentative mediante l'imposizione statutaria di elezioni periodiche adeguatamente pubblicizzate sul sito web comunale e partecipate da un quorum minimo di votanti.
È stato affrontato il problema dei forum partecipativi ed albo della partecipazione. Questa regolamentazione era prevista dall'articolo 13 dello Statuto Municipale. L'attività della Commissione venne preceduta da lavori di un tavolo partecipato da cittadini, comitati di quartiere, esponenti della società civile e dall'amministrazione municipale, che produssero dei principi di riferimento ripresi ed elaborati d'intesa con le opposizioni da parte della Commissione Sesta per fornire un quadro operativo formalizzato poi con deliberazione del Consiglio Municipale del 14 dicembre 2017. Sono state poi, da parte della Commissione espressi una serie di pareri sia sui regolamenti su regolamentazioni comunali che su altre regolamentazioni. Per quanto riguarda le regolamentazioni comunali, c'è stato un elenco che poi è allegato in calce alla regolamentazione scritta e di cui ve ne posso far grazia in questa sede almeno. Per quanto concerne invece le richieste di parere, comunque, e che vengono effettuate sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento, va rammentato come l'impegno istruttorio richiesto sia stato abbastanza corposo, anche perché si trattava di argomenti non conosciuti, cioè nuovi per i componenti della Commissione, e quindi l'esame è stato importante e in tanti casi sono state fatte delle annotazioni che però sono assolutamente non vincolanti per chi aveva richiesto il parere. Per quanto riguarda l'espressione di pareri invece diverse da quelle relative alle regolamentazioni, a parte le proposte, i pareri sui bilanci che sono istituzionali, c'è la proposta, va rammentata per esempio il parere sulla proposta di deliberazione di iniziativa di Sturni ed altri per la modifica del secondo comma dell'articolo 87, come richiamato in precedenza. Poi per quanto riguarda le misure sulla tassa di rifiuti per Tari per l'anno 2018, e poi espressione di pareri anche sulle disposizioni in merito alle procedure di riacquisizione di immobili concessi agli organismi che svolgono attività socioculturali non ai fini di lucro, si trattava di procrastinare e di sottoporre a certe condizioni l'acquisizione di questi immobili, anche se affidati e se tenuti in gestione in maniera un po' impropria. Ci sono state poi espressioni di parere sulla riduzione del 50% della tassa sui rifiuti per librerie e teatri. Altro argomento che è stato trattato è stato quello del decentramento amministrativo. Infatti c'è stata, la conduzione e la conclusione dell'indagine conoscitiva in materia di decentramento amministrativo e riforme istituzionali avviata nel febbraio 2017 da parte della Commissione di Roma Capitale e riforme istituzionali, dalle cui risultanze è scaturita la proposta di risoluzione approvata dal Consiglio Municipale del Consiglio del 5/9/2018, che nell'alveo della sperimentazione di nuove forme di decentramento amministrativo in attuazione dell'articolo 3,5 del decreto legislativo 156/2010 e dell'articolo 26 dello Statuto di Roma Capitale, impegnava la Presidente e la Giunta Municipale ad attivarsi verso la Sindaca per ottenere una serie di innovazioni, tutte quante nell'alveo di assicurare invertire il paradigma organizzativo precedente per affidare ai municipi l'attività concreta, lasciando agli organi centrali dell'amministrazione soltanto l'attività di indirizzo, supervisione e controllo. In particolare veniva richiesta in questa deliberazione che venissero affidate ai municipi la manutenzione del verde, la manutenzione della grande viabilità, venissero mettendo a disposizione ovviamente tutte quante le risorse necessarie, umane e materiali, per assolvere questi impegni, e rendere poi effettiva l'autonomia finanziaria prevista dalla legge per il tramite dell'emanazione di un nuovo regolamento di contabilità che tra l'altro
prevedesse l'attribuzione ai municipi delle entrate provenienti dal proprio territorio, prevedendo una quota da destinarsi alla solidarietà intermunicipale o a eseguire esigenze generali anche per le situazioni di emergenza, che consentisse la determinazione di una forma di premialità per quei municipi individuati come più virtuosi in base a parametri oggettivi, che venisse poi data la possibilità ai municipi di determinare le aliquote impositive e le tasse comunali riscosse nel loro territorio all'interno di un range minimo e massimo stabilito a livello comunale. Venisse data inoltre la possibilità di riconoscere la piena autonomia relativamente alle variazioni di bilancio una volta approvato il bilancio previsionale del Comune di Roma. Tutto questo nell'ambito di un cambiamento del paradigma organizzativo comunale basato in linea di principio sull'affidamento delle funzioni attuative alle strutture periferiche, cioè municipali, e riservando alle strutture centrali, fatta eccezione per quelle completamente centralizzate, solo le attività di programmazione e di coordinamento, eliminando ogni possibile sopravvivenza di sovrapposizioni o concorrenze decisionali ed operative tra le strutture centrali e quelle municipali. Tra l'altro si richiedeva con questa proposta un tavolo tecnico-politico al governo con la partecipazione di regione, comuni e municipi per ridisegnare il ruolo istituzionale di Roma Capitale nell'ottica di una maggiore autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, anche con eventuale revisione degli articoli di Costituzione che tali argomenti prevedevano. Durante le commissioni sono emerse una serie di problematiche che sono state formalizzate, ripeto, come avevo detto, alcune formalizzate con note inviate alla direzione del municipio e all'assessorato competente per attenzionarli sulle problematiche emerse. Si è trattato della digitalizzazione dell'amministrazione municipale anche mediante dotazione di scanner, di acquisizione in forma digitale delle cartografie da allegare, sono tutte cose tecniche ma che possono essere poi importanti per lo svolgimento snello dell'attività municipale. In questo caso l'acquisizione in forma digitale delle cartografie da allegare alle domande di insegne pubblicitarie con modifica dell'attuale procedura operativa che prevede la consegna cartacea. Dotare l'ufficio edilizia ed ispettorato edilizio di un sistema, farlo inserire in quello che all'epoca era il sistema Tupassi, atteso che non funziona, non funzionava l'eliminacode che era in dotazione. A seguito del furto dell'ufficio anagrafico, avvenuto nell'ufficio anagrafico, si suggerì di mettere in sicurezza la porta di collegamento dell'ufficio stesso con gli adiacenti locali temporaneamente affidati a terzi, che però sembra si stia risolvendo in quanto i locali verranno prossimamente acquisiti al municipio. L'installazione peraltro, ecco, sempre restando nell'ambito della digitalizzazione, installazione di hotspot che consentono l'accesso alla rete Digita Roma in alcuni punti del municipio dove è difficile raggiungerli, quali ad esempio la Sala Rossa e l'anagrafico. Poi a seguito della chiusura delle casse municipali e delle nuove modalità dei servizi anagrafici sono stati segnalati gli inconvenienti emersi nella fase transitoria e quelli che erano prevedibili nella fase regime, suggerendo interventi correttivi auspicabili da richiedere alle strutture interessate. Per quanto riguardava poi il pagamento dei canoni COSAP, CIP e OSP, gli inconvenienti derivanti dai ritardi della postalizzazione degli avvisi di pagamento, superabili rendendo per esempio obbligatorio, questo è il suggerimento che venne dato, per gli utenti il dotarsi di un recapito PEC che avrebbe poi facilitato sia la spedizione degli avvisi che la ricettività delle richieste di pagamento delle quote in evase, la cui riscossione forzosa è subordinata alla ricezione dell'intimazione di pagamento. Si è poi parlato anche degli indirizzi PEC del municipio che purtroppo dal 2013 non era stato aggiornato con i nuovi numeri del municipio, creando delle situazioni veramente problematiche, perché per esempio se si manda la PEC al municipio 7 mi pare che poi arrivi di fatto a quello che è il vecchio municipio, arriva al municipio 5, quindi si era detto era stato segnalato di rivedere e adeguare le numerazioni PEC ai numeri attuali dei municipi.
Erano stati affrontati anche altri argomenti che però sono ancora, diciamo così, in corso, perché la normativa sottostante sta cambiando. Per esempio, in una di queste sedute erano state dedicate al gruppo settimo tuscolano della Polizia Locale, e per quanto riguardava l'articolazione e funzionamento, la dotazione organica del gruppo stesso, la rispondenza quantitativa e qualitativa del gruppo stesso ai compiti di istituto, l'espletamento di eventuali funzioni non attenenti e l'applicabilità per esempio dell'articolo 25 del regolamento del corpo, che regola il traffico però a richiesta volontaria, il transito però a richiesta volontaria del personale del corpo a funzioni amministrative. Si era parlato anche per questo delle dotazioni strumentali. Presidente, cortesemente concluda. Sì, la conclusione, allora, grazie. Sto finendo. È stato esaminato anche l'organico della compagine amministrativa del municipio, in particolare per quanto concerneva l'anagrafico, anche se adesso è in corso una revisione dello stesso. Direi che a questo punto sì, le cose principali sono state rammentate, e quindi penso di poter concludere in questo modo. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei. Conferirà adesso l'assessore. Attendiamo qualche secondo, c'è qualche problema tecnico. No, non è possibile. Perfetto. Prego, a lei la parola, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, io farò non tanto descrivendo specificatamente ogni opera fatta, ogni cosa fatta, perché sarebbe anche un po' stancante, visto che abbiamo fatto tante cose. Voglio un po' descrivere in linea generale, anche perché col bilancio, diciamo, abbiamo col bilancio una visione molto generale delle attività fatte, non tutte chiaramente, ma una buona parte, e tramite il bilancio che si fa politica, destinazione dei fondi o la non destinazione dei fondi o il taglio, si fanno le scelte politiche, si persegue un obiettivo piuttosto che un altro. Quindi io partirò semplicemente dicendo qual è stata anche la nostra strategia. Dalla mia relazione si evincerà la strategia, l'obiettivo, la visione del municipio, non tanto l'opera singola, ma dove vogliamo andare e dove stiamo andando e cosa abbiamo fatto in linea generale. Inizierò sempre dal bilancio, ovviamente, perché parte tutto da lì, e voglio fare una su quello che era prima e quello che è oggi. Allora, io parto dal 2015. Come vedete, c'è sia la parte corrente di titolo primo sia il totale, quindi compresi gli investimenti. Noi partiamo da un 28 milioni di euro del municipio, bilancio municipale nel 2015, e arriviamo a 37 milioni nel 2018, ad oggi. C'è quindi un incremento di 9 milioni e mezzo, e quindi un 34% di incremento rispetto al 2015. Quindi già questo ci fa notare come c'è stata un'attenzione ai municipi da parte del comune. C'è stata da parte loro, ma c'è stata sostanzialmente da parte nostra, che abbiamo lottato con i denti per portare risorse su questo territorio. C'è un più 34%. L'altro dato, l'altra tabella, invece rileva l'efficienza, l'aumento dell'efficienza del municipio stesso, delle strutture municipali, perché si parla di entrate, perché tante volte ci dimentichiamo che il municipio non è soltanto un centro di spesa, ma è anche un centro di entrata. Le entrate dal 2015, l'ultimo dato a rendiconto è 2017, rispetto al 2015 abbiamo un più 2 milioni e 6, cioè il municipio settimo è incamerato con gli stessi uffici, con le stesse persone, con le stesse pratiche, 2 milioni e 600 mila euro in più. 11% in più. Questo è un dato che rappresenta sia una volontà politica di portare più risorse sul territorio, sia più efficienza,
delle strutture municipali. Sono due dati incontrovertibili. L'altra, l'efficienza è di spesa, si riferisce alla spesa del 2017 perché ovviamente è tutto rendiconto. Sono entrate in vigore ultimamente delle norme specifiche sull'utilizzo dei fondi, sulla spesa e sull'impegno dei fondi, quindi delle regole di contabilità molto stringenti, e noi possiamo dire che nel 2017 abbiamo speso e utilizzato il 97% di tutta la spesa corrente e il 100% di tutti gli investimenti. Li abbiamo messi in opera e non era facile. Però ce l'abbiamo fatta. Questa è solo una visione di come abbiamo preso il municipio sotto il profilo macro aggregato dei soldi e l'abbiamo riportato ad oggi. Voglio fare alcuni esempi di alcuni incrementi rilevanti, perché prima dicevo che si fa con i soldi la politica e si decide dove si vuole andare. Esempio, di cultura nel 2015 c'erano 14.000 euro, noi l'abbiamo incrementato e siamo arrivati ad oggi a 94.000 euro. Anche sotto il profilo del sociale, che è molto importante qui nel settimo municipio, stiamo parlando di assistenza dei bambini disabili nelle scuole. Nel 2015 c'erano 2 milioni e 600 mila euro, nel 2018 abbiamo 4 milioni e 300 mila euro. Non dico il doppio, ma quasi. Poi l'assessore Mammì spiegherà come li abbiamo impegnati questi soldi, come li abbiamo utilizzati nello specifico, quindi non ti brucio niente, stai tranquilla. Quindi è così. Sullo sport, anche un altro settore in cui abbiamo voluto investire. Avevamo zero nel 2015, zero, e oggi abbiamo 55.000 euro, non è tantissimo, però da zero abbiamo fatto abbastanza un salto. Sul verde poi, che dire? È chiaro che il verde, quello che abbiamo, che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che faremo, non è ancora sufficiente assolutamente a gestire il verde, perché il verde non è nel municipio, ce l'ha il Dipartimento Ambiente, purtroppo, e dico purtroppo, e lo dico con molta sincerità. Noi siamo intervenuti, anche visto i soldi che abbiamo messo a disposizione, con 450.000 euro, quindi da 28 a 450.000 euro, per cercare di aiutare il Dipartimento Ambiente, che è oggettivo, non ce la fa e non ce l'ha fatta fino adesso. E noi come municipio non ci siamo girati dall'altra parte, quindi in caso di emergenza noi siamo sempre intervenuti, e specificherà meglio poi l'assessore De Sisti per quanto abbiamo fatto. E poi un'altra cosa, stiamo parlando di demolizione degli abusi edilizi, stiamo parlando di legalità, di giustizia sociale, c'era sempre stato zero e noi abbiamo messo quest'anno 550.000 euro per il contrasto all'abusivismo edilizio, e stiamo lavorando molto in modo concentrato su quello. Questi sono solo tanto alcuni degli incrementi che sono stati fatti, proprio per farvi vedere dove siamo andati, oltre che efficientando tutta la macchina. Però ci sono anche delle visioni. Voglio dare anche un po' una visione dei prossimi investimenti che non sono stati ancora fatti, ma sono in procinto di. Dico macrosettori, i mercati. Ci abbiamo investito tanto e ci stiamo e ci investiremo ancora di più sui mercati. L'assessore Accoto poi specificherà dove siamo già intervenuti e dove siamo in procinto di intervenire. Credo che comunque la foto è significativa. Poi c'è la riqualificazione dei parchi. La riqualificazione dei parchi, quindi con sport e RLUD, riqualificazione dei parchi non vuol dire soltanto il taglio dell'erba, vuol dire dare attività ludiche o ripristinare quelle attività ludiche che una volta c'erano e che ora non ci sono più, perché sono sempre purtroppo in capo al Dipartimento Ambiente che non ce la fa. Però noi ci mettiamo del nostro, oltre che i soldi anche l'impegno, e ripristineremo una buona quantità di aree ludiche, costruendo anche delle aree non solo per i bambini ma anche per gli adolescenti, perché la nostra visione è evitare che gli adolescenti rimangano a casa a giocare alla PlayStation o vadano in un centro commerciale, devono tornare a scendere nei parchi o nelle piazze a giocare come si faceva prima. Questa è la nostra visione e investiremo su quello. E poi un'altra cosa, sempre come prossimi investimenti, stiamo parlando di ciclabili. Noi lo sappiamo, con tutto il rispetto di chi non è d'accordo, noi però ci siamo presentati in modo chiaro
alle elezioni, dicendo che la mobilità sulle piste ciclabili era un punto centrale per noi. I cittadini ci hanno votato, ci hanno scelto e noi li realizzeremo. È iniziata la pista ciclabile su Via Tuscolana, grazie al Dipartimento Mobilità, ma siamo noi anche che stiamo progettando e abbiamo una visione molto importante su questo. Vorremmo collegare tutto il municipio, ricongiungere quelle piste ciclabili che già esistono ma che sono isolate, vanno ricongiunte e anche ripristinate perché molte volte non sono state manutenute. E ce le abbiamo già i progetti. Chi vuole andare a vedere le direttive di giunte fatte, già approvate, c'è già l'indirizzo politico che la giunta ha dato agli uffici, è stato molto chiaro. Poi voglio, quindi diciamo, per quanto riguarda il bilancio ho voluto dare in generale una visione su dove stiamo andando e cosa abbiamo fatto prima e cosa faremo, su cosa interverremo. Gli assessori poi specificheranno nel dettaglio. Io adesso inizio anche altre mie deleghe, perché io non ho soltanto il bilancio, ho anche altre deleghe, ad esempio la trasparenza. Noi nel programma elettorale, quando ci siamo presentati alle elezioni, sulla trasparenza c'era un programma abbastanza dettagliato e lo vedete scritto lì. C'è la pubblicazione obbligatoria delle determine dirigenziali, la pubblicazione dell'occupazione di suolo pubblico, dei beni confiscati alla mafia e del loro utilizzo. Questo era il programma elettorale. La pubblicazione delle erogazioni e degli interventi di manutenzione, di come il municipio spende le risorse. La pubblicazione, le video riprese del Consiglio in streaming, e credo che siamo in streaming. E la legalità, concessioni di beni e spazi solo tramite bando. Quindi ci sono una serie di interventi dettagliati nel programma che, se voi vedete tutte quelle spuntate, sono già state realizzate e sono pubblicate sul sito. Io ho messo uno screenshot del sito del municipio dove si possono andare a vedere le determine dirigenziali, do dei dati. Nel 2017 le determine dirigenziali pubblicate sono state 1500, ad oggi sono poco più di 1100. Quindi c'è un'attività che viene fatta, sono uffici che pubblicano, che mandano e lavorano su questo, perché oltre ad obblighi di legge è importante anche per noi che si faccia da un punto di vista politico. Sul patrimonio, vedete la trasparenza, noi abbiamo pubblicato tutti gli impianti sportivi, le tariffe, chi ce l'ha in concessione, quali sono le scontistiche che i cittadini, su cui i cittadini possono andare a chiedere perché ne hanno diritto, in quanto sono canoni agevolati. C'è tutto pubblicato, abbiamo pubblicato l'elenco delle strade, abbiamo pubblicato non soltanto l'elenco così to court, ma anche di se è pubblica, quindi la proprietà della stessa e il soggetto che è tenuto alla manutenzione, quindi un cittadino che dice c'ho la strada sotto casa, ma chi devo chiamare? Vai sul sito, ti leggi chi devi chiamare e lo chiami, puoi capire anche se è privata e quindi non è in carico al comune, e nell'ex decimo e nell'extra gra ce ne sono ancora tante. Vabbè, gli edifici scolastici sembrano cose banali, pubblicare la lista degli edifici scolastici con gli alloggi sembra una cosa banale, scontata, a Roma non lo era perché non c'era. E noi l'abbiamo fatto, quindi abbiamo quasi, poi sul bilancio, le occupazioni di suolo pubblico, i beni confiscati alla mafia. I beni confiscati alla mafia è un altro punto centrale del nostro programma. Abbiamo iniziato già col dare una trasparenza dicendo questi sono i beni confiscati alla mafia all'interno del nostro territorio in capo al Comune di Roma, perché ce ne sono altri che non sono in capo al Comune di Roma. L'abbiamo pubblicato dove sono, chi li gestisce e che progetto ci sta facendo lì, molto chiaramente. Poi discuterò successivamente sui beni confiscati, perché fa parte del patrimonio. E poi anche il bilancio, ho pubblicato tutto, e chiaramente lo pubblico a rendiconto, cioè a seguito, perché non si può sapere e non si può avere il dato se non c'è il rendiconto. Quindi ho pubblicato non soltanto il dato aggregato, ma anche la singola spesa, il singolo aggiudicatario, come quella ditta ha speso quei soldi.
ed è tutto pubblicato. Questo è il 90%, anche oltre, del bilancio, del programma trasparenza è stato realizzato. Stiamo lavorando, vedete che ci sono altre due segnali di work in progress, sono abbastanza sincero. Stiamo lavorando perché manca ancora, secondo una trasparenza importante, il concetto di trasparenza, anche la pubblicazione degli immobili che sono commerciali e sono comunali. Manca quello. Ci abbiamo già l'elenco e siamo in procinto di comunicarlo e quindi di pubblicarlo, indicando anche chi è il soggetto concessionario. Tutto. Questa è una delle mie deleghe che, diciamo, sul programma elettorale è quasi completata, a metà consiliatura. L'altra delega che ho riguarda la partecipazione. C'è una delega proprio apposta, la Presidente mi ha delegato anche sulla partecipazione, e come programma elettorale sembra scarno ma è importante. Avevamo l'approvazione di un regolamento sulla partecipazione, secondo i principi di inclusione, informazione, efficacia, responsabilità e il resto. Ora, sembra scontato, ma il definire come il cittadino può comunicare con l'amministrazione in un modo disciplinato, quindi regolato, non è affatto scontato. Non è affatto scontato, perché in quel regolamento approvato dal Consiglio si stabilisce una modalità di interfaccia con l'amministrazione, o un'iniziativa da parte dal basso che può dire all'amministrazione: voglio questo, e se non, tu amministrazione non vuoi farlo, mi devi dire perché non vuoi farlo, visto che te lo sto chiedendo. Quindi non soltanto abbiamo realizzato questo punto, quindi applicando con delibera di consiglio il regolamento della partecipazione, ma siamo andati oltre lo stesso programma, l'abbiamo applicato proprio, io ci tenevo tanto ad applicare per la prima volta il nuovo regolamento con il bilancio partecipato. Abbiamo iniziato un percorso sul bilancio partecipato, quindi è una cosa molto importante e ne sono orgoglioso di averlo fatto insieme alla Presidente. Abbiamo messo a disposizione 400.000 euro, è aperto come se fosse stato un bando pubblicato, chiedendo ai cittadini, mandateci, inviateci le vostre idee. Sono arrivate oltre 70 proposte. Da queste 70 proposte c'è stato un primo screening degli uffici per vederne la fattibilità, se era competenza del municipio o meno, e siamo scesi a 50 proposte accettate. Abbiamo poi aperto la possibilità a tutti i cittadini, non soltanto coloro che avessero inviato la proposta, ma tutti coloro che avessero voluto partecipare, di partecipare alla discussione, alla selezione di queste 50 proposte. E abbiamo pubblicato sul sito come se fosse stato un bando, tranquillo. E hanno aderito oltre 100 persone. 100 persone poi li abbiamo in un percorso abbastanza, diciamo, appassionato. È un percorso molto culturale di elevazione, perché c'è stato proprio un progetto anche sociale, un esperimento sociale, perché abbiamo detto loro: innanzitutto vi dividete in tre gruppi, perché tre sono generalmente le esigenze del territorio, in quanto c'è un ex nono che ha delle esigenze diverse da un ex decimo, come l'extra gra ha esigenze diverse rispetto a tutti gli altri. E conseguentemente abbiamo diviso in tre gruppi e gli abbiamo detto semplicemente: prendetevi le proposte in modo libero, senza nessun condizionamento, discutete tra di voi e ogni gruppo di voi deve autonomamente e senza votazione deve addivenire ad un accordo. E sono arrivate a 9 proposte. Su queste 9 proposte noi... queste sono alcune foto, queste sono le proposte. Su queste 9 proposte noi abbiamo già fatto direttiva di giunta per la creazione, per la progettazione di 3 delle opere e abbiamo rispettato anche i numeri che derivavano, perché su 50 proposte oltre il 60% pervenute riguardavano la riqualificazione delle aree verdi. E noi abbiamo iniziato sostanzialmente su quello, quindi realizzeremo 3 delle 9 proposte e indiremo la gara entro l'anno di queste opere.
specificatamente a via Edoardo Martini, a Cesare Baronio e al Parco della Barcaccia. Faremo delle opere di riqualificazione di area verde, quello che dicevo prima, con campetti polivalenti, quindi proprio con un campetto come c'è al playground di Piscina di Torre Spaccata, con aree giochi per bambini e anche un percorso vite. Questo è il bilancio partecipato e fa parte della delega partecipazioni, in ultimo. Ancora io ho altre deleghe, Presidente, che mi devo sbrigare. C'è il patrimonio. Io ho voluto fare una rappresentazione non elencando tutte le cose, ma su principi, su dove siamo andati in linea di principio. Abbiamo perseguito la legalità e la giustizia sociale. È stato fatto attraverso la riqualificazione di beni confiscati, la ricognizione e la riqualificazione di beni confiscati, e stiamo mettendo a bando due beni confiscati, che poi le descriverà Veronica Mammì. E poi abbiamo evitato che ci fossero delle occupazioni, diciamo così, di spazi comunali senza titolo. In più siamo andati sulla manutenzione e recupero di immobili soggetti a degrado. Due sono le foto che ho postato lì. Sono uno i cubi dietro qui, che stanno già lavorando sul progetto e ci sarà la riqualificazione, perché il primo stralcio è già finanziato, e l'altro è il teatro di Posa, finanziato con 1,5 milioni di euro, su cui stiamo finendo il progetto esecutivo e andremo in gara entro l'anno per la riqualificazione. In ultimo, personale, c'ho anche il personale, solo per dire dove andremo. Ci concentreremo su una stretta sull'assenteismo che c'è sul Comune di Roma, e ci dobbiamo concentrare ed evitare una deresponsabilizzazione degli uffici, perché anche molti, se ci sono, fanno finta di non esserci, e noi dobbiamo garantire una più equa distribuzione dei carichi di lavoro nel municipio. Questi sono gli indirizzi su cui vogliamo andare. Grazie. Grazie Assessore Gommisso. È iscritto a parlare il Vicepresidente della Commissione Prima, con deleghe lavori pubblici, parcheggi, alberature stradali e urbanistica, il Consigliere Eugenio Tosatti. Grazie. Grazie Presidente, Presidente Lozzi, Assessori, colleghi, consiglieri. Il nostro programma definisce il nostro mandato con obiettivi chiari e precisi. La nostra giunta, come nelle corde del Movimento 5 Stelle, come promesso al territorio, persegue il raggiungimento di questi obiettivi. È compito della commissione, composta anche da commissari delle altre forze politiche, controllare ed eventualmente indirizzare la giunta su aspetti che via via evidenziano maggiore attenzione. Due parole sul nostro municipio per introdurre poi i concetti successivi. Va considerato che il nostro municipio in termini di popolazione equivale alla nona città italiana. Tanto per rendere l'idea, siamo preceduti da Catania e seguiti da Venezia, con 308.000 abitanti, più tutti quei cittadini che, per motivi principalmente lavorativi e di studio, da comuni limitrofi raggiungono il nostro territorio. E anche a questi Roma Capitale, ed in particolare il nostro municipio, deve garantire i servizi. Abbiamo tre tipologie di tessuto urbano ben differenziato. Si passa dalla città storica in prossimità di San Giovanni e, attraversando la città consolidata di Appio e Tuscolano, si arriva alle pendici dei Castelli Romani con Vermicino. Abbiamo aree che sono addirittura usi civici di Frascati. Cos'è un uso civico? È un diritto di godimento collettivo che si concretizza su beni immobili in varie forme: caccia, pascolo, legnatico, semina, spettanti ai membri di una comunità su terreni di proprietà pubblica o di privati. Spesso, in questo secondo caso, proprietà nobiliari di origine feudale, beni che ad oggi non sono più realmente considerati tali dai comuni che li posseggono. Ebbene, Frascati ha diversi usi civici che ricadono in quadranti come quello di Vermicino, ma anche Ponte Linari, Tor Vergata, Agregna Sant'Andrea. Il controllo e l'indirizzo sui temi di urbanistica e lavori pubblici sono quindi gravati anche da queste situazioni che, a livello capitolino e con il supporto del municipio, sono in via di definizione, molto probabilmente già con il bilancio previsionale di novembre. Abbiamo diverse realtà sorte spontaneamente, in assenza di strumenti urbanistici e del controllo necessario a fare delle periferie la parte migliore
della città. Eppure abbiamo rinunciato, ci hanno fatto rinunciare al Lago Romano, invece ci troviamo a considerare città storica come il modello migliore di urbanizzazione. E l'urbanistica di 200 anni fa, per non andare troppo lontano, risulta più efficiente e sostenibile dei nuovi insediamenti, che invece dovrebbero averne il primato in quanto realizzati con tecnologie costruttive e studi specifici dai quali si sarebbe potuto trarre vantaggio. Oggi dobbiamo ammettere che non è andata così, non è stato così, e si sono perse delle occasioni, occasioni che altre città europee hanno invece sfruttato realizzando periferie con servizi verde e qualità della vita. Problematiche quindi molto diverse dalla periferia di Romanina, Pontellinari, Morena, Centroni, dove spesso mancano anche i servizi essenziali al centro del quadrante Appio. Il lavoro non è semplice e abbiamo iniziato a lavorare dalle fondamenta, ovvero l'organizzazione degli uffici con il supporto della direzione del municipio. La riorganizzazione ha quindi toccato anche l'area tecnica, il cui contributo ci ha permesso di raggiungere diversi obiettivi. Il coinvolgimento di funzionari ed impiegati è stato importante, coinvolgimento basato prima di tutto sul rispetto delle risorse e sulla valorizzazione delle competenze. Non mancano le difficoltà, ma sappiamo di poter contare su un valido supporto in cui lo scambio di idee e condivisione degli obiettivi funge da collante nello svolgimento del lavoro di tutti i giorni. Vorrei citare, sono parole del Presidente Rinaldi, la redazione di uno dei bandi più rilevanti della nostra amministrazione in ambito lavori pubblici, con un impegno di spesa di quasi 8 milioni di euro, bando redatto proprio dai tecnici del municipio e consegnato alla centrale unica di committenza del Dipartimento Infrastrutture, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e per il quale tra breve dovrebbe essere determinato il vincitore. Sono cifre che non sono mai state bandite a livello municipale. Vorrei ricordare che per la segnaletica orizzontale siamo partiti ad inizio consigliatura con 12.000 euro. Considerate che la stecca di un attraversamento pedonale delle dimensioni di 50 per 200 centimetri costa da sola 11 euro. Noi però dobbiamo garantire la segnaletica della nona città d'Italia. Nella commissione prima si sono affrontati temi anche relativi alle tecnologie utilizzate per la realizzazione delle opere pubbliche. Per restare il tema di segnaletica abbiamo cominciato a vedere i materiali per la realizzazione degli attraversamenti pedonali e più in generale di tutta la segnaletica orizzontale. Nel caso specifico c'è stata una valutazione di materiali come le vernici bicomponente, che risultano mediamente 5-6 volte più persistenti di quelle tradizionali spartitraffico, pur costando solo il doppio. Abbiamo coinvolto quindi università e associazioni di tecnici e cittadini per temi importanti come le pedonalizzazioni. Abbiamo portato alla attenzione del Campidoglio il tema della sicurezza stradale, affrontando il discorso degli attraversamenti rialzati, dei quali ci stiamo occupando anche come commissione per quanto riguarda le tecnologie costruttive. Stessa cosa per quanto riguarda il coinvolgimento della riqualificazione dei manufatti importanti per il nostro territorio, come quello di Arco di Travertino, Appio Primo e Piazza Ragusa. Sono temi che devono essere considerati da varie angolazioni, mobilità, ambiente e ovviamente lavori pubblici e urbanistica. Per questo torno al discorso dell'organismo che governa questo territorio, del contesto in cui vive, con le sue specificità e relative esigenze rappresentate in modo prevalente dai cittadini. Non a caso, fin dalle prime sedute abbiamo coinvolto il territorio, cercando di includere la maggior parte delle rappresentanze e singoli cittadini. Potrei parlare del ruolo del consigliere sul territorio, di esperienze vissute sia da me che dai miei colleghi nell'ascolto, che spesso ha portato temi importanti all'interno della Commissione. Non è scontato, ma l'abbiamo fatto. Ascoltare e prendersi cura del territorio, considerando che l'approccio strutturato contribuisce effettivamente al successo dell'azione. E ancora il coinvolgimento delle partecipate ad incontri periodici sui problemi più sentiti, a reti per la collaborazione e l'intervento sugli impianti di illuminazione pubblica, CEA sui problemi di distribuzione dell'acqua, come ad esempio il tema del serbatoio di Centroni, per il quale abbiamo raggiunto l'obiettivo dei cittadini di vederle sostituire, tema che si trascinava da anni, le pompe, la parte elettromeccanica risaliva al 1960, sempre CEA 2 per il tema del collettore di Gregna, ANAS
per le problematiche di Lucrezia Romana e Gregna Sant'Andrea per il sottopasso GRA Ciampino Zona Industriale. Oltre a questo e non secondariamente, il collegamento con i dipartimenti infrastruttura e urbanistica e la collaborazione con le commissioni permanenti capitoline, per le quali solo per competenza ringrazio le presidenti Agnello e Iorio per averci ascoltato e sottoposto alcuni temi in quella sede. Tuttavia non sempre le soluzioni arrivano nei modi e nei tempi che avremmo voluto. Qualche volta è capitato di doverci piegare a situazioni che erano state trascurate o sottovalutate. Cito la presa in carico del cavalcavia Nagnina da parte dell'allora Comune di Roma. Se solo oggi stiamo riuscendo a mettere mano alla sua riqualificazione, incluso l'impianto di illuminazione ancora collegato ad un quadro ANAS, non è certo una responsabilità di questa amministrazione. Ma tiriamo avanti, perché queste situazioni non solo il settimo municipio, ma tutta Roma ne è piena e spesso non abbiamo l'autorità né la competenza per entrare nel merito. Per quanto riguarda le associazioni consortili di recupero urbano, ACRU si è provveduto ad iniziare il percorso di individuazione delle opere primarie e secondarie ancora da realizzare nei piani particolari di zona O. Il solco tracciato dal settimo municipio relativamente ad un protocollo d'intesa con l'assessorato capitolino e il Dipartimento Periferie ha consentito il passaggio in Consiglio Municipale di risoluzioni che identificano precisamente le opere necessarie alla riqualificazione con particolare attenzione ad aspetti come il dissesto idrogeologico e la sicurezza. È qui necessario aprire una parentesi sulle criticità incontrate, ovvero rispettivamente 1. La modifica della delibera 53/2013, la cui nuova versione necessariamente dovrà mutuare quanto definito a livello di protocollo d'intesa e le prescrizioni dell'ANAC in tema di appalti. 2. La risoluzione delle acquisizioni sugli usi civici di cui sopra, per i quali è necessario entrare in possesso per poter dare seguito a progetti spesso già in fase esecutiva. Ma su questo noi come territorio siamo pronti e non dovremmo fare nient'altro che realizzare una volta risolto quanto sopra. Sempre in merito agli usi civici non possiamo che evidenziare il problema della nuova viabilità che collega la zona di Torre Spaccata, Cinecittà Est ad Anagnina, anch'essa gravata di usi civici rifrascati per i quali in passato, senza tenerne conto, si è progettato e realizzato con soldi pubblici laddove non poteva essere consentito. Tocca a noi oggi risolvere il problema, ecco perché l'ordinario diventa straordinario e richiede molte più risorse di quelle che fisiologicamente sarebbero necessarie. Pensate se invece di una strada si fossero costruite delle palazzine e magari dei servizi pubblici senza l'accordo con Frascati. Qualcuno ci ha fatto notare che l'erba al parco degli acquedotti cresce ogni giorno ed è quindi nostra responsabilità trovare il modo di tagliarla. Ebbene, noi oggi l'erba al parco degli acquedotti la tagliamo, anche se non è specificatamente compito del municipio. Purtroppo però dobbiamo occuparci anche di cose che non crescono ogni giorno, come il centro civico di Via Polia, come le strade che deliberate, progettate e realizzate soggiacciono su usi civici di qualche secolo fa. Risolveremo anche questo. Ancora in tema di urbanistica si sta trattando il tema del consorzio Tor Santi 4, un ulteriore carico urbanistico che graverà sull'agro romano con circa 25.065 metri cubi di cemento armato ed il cui approccio è quello di considerarlo come parte integrante di un territorio su cui orbitano ulteriori strumenti urbanistici come print, piani particolareggiati ed altro, e da rilevare la presenza marginale di enti sovraordinati come la Regione Lazio per l'integrazione e la strutturazione in modo coordinato di tessuti urbanistici intercomunali come quelli di Morosina in territorio ciampino al confine con Roma, in urbazioni senza soluzione di continuità con altro consumo di suolo tra i comuni di Ciampino, Frascati ed il settimo municipio. A questo aggiungiamo la vetustà di alcune opere primarie e secondarie per le quali il nostro municipio si è fatto parte attiva nella gestione delle emergenze e delle quali potrà parlare più approfonditamente l'assessore Vivace, illustrando i dettagli di alcuni interventi risolti, a differenza del passato, in periodi di tempo che non superano il semestre. Abbiamo avuto esperienze di strade chiuse, sottratte ai cittadini, che hanno comportato anche la chiusura di attività commerciali, insomma posti di lavoro. Possiamo elencare il cantiere della Metro C a San Giovanni, via Albano Laziale, in zona Colli Albani, e tutte quelle per le cavità e voragini aperte in questi due anni, risoluzioni coordinate sia con le società di sottoservizi che con altri enti dove il lavoro è stato pianificato e concluso con il minimo impatto sul territorio.
Vorrei tornare poi sul collettore di Gregna, per il quale si sono effettuate commissioni municipali e capitoline, attivando un percorso di risoluzione con l'intervento del Dipartimento SIMU e ACEATO 2, che quest'estate ha effettuato sopralluoghi ed ispezioni lungo il tratto sospetto, con un censimento di contributi autorizzati e non. Il problema ed attribuire alla tipologia di precipitazioni che non hanno colpito solo Roma, ma come potrete verificare dalla stampa gli allagamenti si sono verificati in Sicilia, autostrada Catania, Siracusa, Palermo, Trapani e poi Calabria, Lucania, Puglia e isole maggiori dove non si contano i danni con vittime, e ancora a nord passando per l'Alessandrino, l'Alta Valtellina, Lombardia, e chi è più curioso verifichi danni e vittime da maltempo solo nell'ultimo anno. È chiaro che infrastrutture progettate e realizzate un secolo fa non possono sopportare eventi meteorologici di questa portata. Il cambiamento climatico è visibile anche ai meno attenti, e allora ci si chiede se urbanizzazioni pesanti come quelle di Tor Santi 4, che sottraggono verde e raccolgono molta acqua da tetti e strade, siano state considerate adeguatamente. Il bello è che la logica era: costruiamo per avere opere pubbliche e servizi ai cittadini. Cominciamo male, perché un collettore è un'opera pubblica primaria e senza il contributo che arriverà da Tor Santi 4 ha già dato luogo a danni da allagamento in via Roccella Ionica. Riflettiamo ancora una volta sui tempi di crescita dell'erba al parco degli acquedotti. Per quanto riguarda gli impianti di illuminazione pubblica, abbiamo affrontato il problema con la rete da diversi punti di vista, informato in commissione ma anche con il lavoro di contatto quotidiano, le modalità di segnalazione, discusso del contratto di servizio, delle penali sui tempi di risoluzione guasti, abbiamo evidenziato da reti con l'importante contributo dei comitati e dei cittadini e dei consiglieri le criticità dovute alla vetustà degli impianti, identificato le migliori modalità di approccio, impostando un percorso che ottimizza la spesa di intervento. Migliaia di chilometri di cavidotto e di impianti fognari. Solo per quello che riguarda le fognature abbiamo a Roma 9.000 chilometri di condotte che risalgono ai primi del Novecento. Lavorare con un approccio invasivo significherebbe aprire almeno 100 chilometri di cantieri l'anno in una città già congestionata da traffico e cantieri. Eh già, purtroppo per riparare le infrastrutture bisogna aprire dei cantieri. Tornando all'esempio di prima, aprire 100 km di cantieri all'anno significherebbe mettere a ferro e fuoco Roma per completare l'opera in 90 anni e solo per i collettori. Alla fine ci troveremo al punto di partenza. Scusate, mi avvio alla fine. Cortesemente, consigliere, si avvia alla conclusione, grazie. Adesso forse avete chiaro di cosa significhi intervenire su quantità come quelle accennate. L'approccio conservativo, soprattutto per gli impianti di illuminazione pubblica, è necessario per evitare un ulteriore carico cantieristico. Per questo in commissione gli interventi vanno discussi con i cittadini e le partecipate. E allora ecco che la Commissione deve agire in squadra con la Giunta. Con mandato pieno interviene dosando le risorse di bilancio per raggiungere gli obiettivi in modo efficace ed efficiente. In una parola, programmazione. Questo vorrei sottolinearlo, è successo da inizio mandato, interventi che qualcuno in passato concentrava a fine mandato. Probabilmente a fine mandato non sarà così fresco il ricordo di Via Limene e delle sue prescrizioni di utilizzo, limite di velocità, eccetera. 7 minuti aveva previsto il consigliere Rinaldi, sono veramente pochi per raccontare il lavoro di 2 anni e l'eredità di 20 anni. Credo che molto lavoro non sia ben percepito e non fa niente se questa mancata percezione possa essere utilizzata per accusare l'amministrazione di incapacità. Il motivo per cui siamo qui è quello di migliorare il territorio. Se non completeremo l'azione, spero vivamente che sia almeno una buona base per chi domani, con lo stesso spirito, anche se con modalità diverse, vorrà a raggiungere questi purtroppo ambiziosi obiettivi. Ringrazio quindi i commissari della mia commissione, il braccio operativo della Giunta, gli uffici e non ultimi i cittadini che criticamente ma costruttivamente ogni giorno ci inviano le loro segnalazioni e qualche volta anche qualche improperio. Buon lavoro a tutti, grazie Stefano Rinaldi. Io ringrazio il Presidente Stefano Rinaldi. Grazie consigliere, è chiamato a conferire l'assessore preposto, l'assessore Salvatore Vivace, grazie. No, ma c'è.
Buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie consiglieri. Questo è stato un anno molto difficile, un anno che ci ha visto affrontare calamità importanti, un anno nella quale ci eravamo impegnati a migliorare il nostro lavoro dal punto di vista qualitativo ed è per questo che questo anno ci ha permesso di crescere e di capire ancora meglio come funziona la nostra città. Vorrei cominciare dai momenti più difficili, momenti che abbiamo trascorso insieme ai cittadini. Aspetta, manca. Scusate, eh. Eccoli qua, i momenti trascorsi insieme ai cittadini. Mi riferisco in particolar modo all'alluvione di settembre, agli allagamenti di via Spadola e di via dell'Almea, alle criticità di Vermicino. Ecco, in questo momento abbiamo cercato di dare il massimo ed è stata aperta l'unità di crisi, messa a disposizione di tutti i cittadini tutte le nostre risorse, tutte le nostre disponibilità. Abbiamo cercato di ripulire le strade in tempi brevi, di entrare fin nelle case dei cittadini per dare loro una mano a recuperare quel che si poteva salvare e a smaltire purtroppo quel che ormai non era più possibile recuperare. Nel corso dell'anno abbiamo avuto non solo alluvione, ma anche l'emergenza ghiaccio, l'emergenza neve e di recente anche l'emergenza grandine e l'emergenza vento. In tutte queste emergenze abbiamo sempre messo in atto unità di crisi sul territorio, in particolar modo nell'emergenza neve abbiamo lavorato in maniera preventiva, con particolare attenzione ai luoghi più sensibili. È stato possibile rendere fruibili le strade di viabilità principale sin dal primo giorno della nevicata. Purtroppo la neve e il ghiaccio hanno aggravato la situazione delle nostre strade, facendo emergere migliaia di buche. Abbiamo cercato di rispondere al meglio mettendo in atto una task force di tappamento buche con oltre 30.000 kg di asfalto posati soltanto nelle prime due settimane. E particolare menzione per quanto riguarda l'ingaggio della macchina tappabuche, unica su tutta Roma, che ci ha dato la possibilità in soli 11 giorni di tappare qualcosa come oltre 1.500 buche. Eccola qua la macchina. Questa l'abbiamo avuta noi solo su Roma ed è andata poi anche sui media nazionali. Tic. Ah. Siamo stati costretti ad affrontare quello che ormai è diventato un problema ordinario nel nostro territorio, mi riferisco alle voragini. Quest'anno abbiamo avuto qualcosa come 15 voragini. Abbiamo iniziato l'anno risolvendo e riaprendo la viabilità via Nocera Umbra. Abbiamo avuto poi delle altre voragini su via Alfredo Baccarini, via Alghero, via Savona, via Appianuova, via Circonvallazione Appia, piazza Santa Maria Ausiliatrice, via Enea, via Coriolano, via Santa Severina, stazione Anagnina, piazza Lodi, Fortifiocca nuovamente, via Tommaso da Celano. Queste che ho citato sono state tutte risolte. Ci rimane un'altra molto importante criticità su via del Mandrione, che come tutti sapranno ha dei problemi cronici di cavità e si sta progettando in Dipartimento SIMO una sua soluzione. Tutte queste voragini che abbiamo avuto sono sempre state affrontate secondo un protocollo voragini e grazie al cielo nessuno in questa situazione è rimasto coinvolto. Alcune di queste voragini sono state risolte in tempi celeri, perché è stato possibile attivare le nostre ditte, in altre occasioni invece, come per esempio via Alghero, circonvallazione Appia, via Appianuova, hanno richiesto un lavoro più importante, che ha fatto sì che per riaprire la strada ci sia voluto di qualche mese. Tic. Tic. Con l'approssimarsi delle piogge abbiamo messo in atto un programma di pulizia delle caditoie nel nostro territorio. È ancora poco, lo sappiamo, ma ci stiamo veramente lavorando con molta concentrazione. In particolare nei luoghi degli allagamenti che erano diventati cronici. Grazie a questi interventi si è riusciti a mitigare diversi allagamenti migliorando la fruibilità delle nostre strade. È importante sottolineare che in molti casi si è constatato che l'impianto fognario esistente, parlo di collettori principali, non è affatto in grado di smaltire le acque piovane, ragion per cui si è proceduto e si sta procedendo con un incremento di caditoie e griglie di raccolta acqua. Ecco, questi sono esempi di come
il mancato, ahimè, spazzamento strade tappa l'entrata delle nostre caditoie, e è vero che basta poco per disostruirla, ma noi abbiamo oltre 30.000 caditoie solo nel nostro territorio e nello stesso momento andrebbero disostruite tutte. Ecco, un decentramento potrebbe sicuramente essere quello dello spazzamento delle strade nei municipi, in maniera tale da riuscire a programmare la pulizia nei momenti più difficili, soprattutto quando cadono le foglie, avendo così caditoie sempre disostruite e pronte a ricevere l'acqua. C'è un'altra più bella, dove? Va bene. Tic. Ah, questo è bello. Uno degli argomenti più importanti che abbiamo affrontato con la massima concentrazione è stata quella della sicurezza dei pedoni. Diverse sono state le nostre iniziative che abbiamo messo in atto. Ne ricordo soltanto alcune. Il progetto di recupero e messa in sicurezza di tutti gli attraversamenti pedonali di Via Gallia, dove abbiamo fresato ogni singolo attraversamento pedonale non semaforizzato, abbiamo applicato, quindi messo la nuova asfaltatura per pareggiare la superficie, abbiamo applicato la segnaletica orizzontale con materiale bicomponente a freddo, questo dura poco, quindi tic, tic, bicomponente a freddo a lunga durata. Abbiamo inoltre posizionato la segnaletica verticale perché non c'era, è posizionato su tutti gli attraversamenti per ogni senso di marcia dei marker luminosi. Questa è una sperimentazione, un approccio completamente diverso dalla solita manutenzione. Abbiamo inoltre avviato una campagna di attraversamenti pedonali rialzati partendo dalle periferie nelle zone più sensibili e ne abbiamo installate a Via Tor di Mezzavia, a Via Cropani, a Via Niobe, Via Alessandro della Seta, Via Muro Linari e altre ne sono in programma. Abbiamo inoltre raggiunto un grandissimo risultato in materia di sicurezza negli attraversamenti. Mi riferisco alla realizzazione dell'attraversamento pedonale luminoso con sensore di rilevamento delle persone, attraversamenti e sperimentazioni che sono gli unici sul territorio nazionale ad avere il benestare sulla sperimentazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo è veramente un grande risultato, perché pensiamo sempre che l'innovazione tecnologica deve essere a servizio dei cittadini, soprattutto per la sicurezza delle persone. Per la prima volta in questo municipio, come accennava anche l'assessore Commisso, si è messo in atto una campagna di sgomberi e demolizioni che è partita con lo sgombero, con la demolizione di un'opera abusiva all'interno del perimetro del municipio. Questo è un segnale che se le cose si vogliono fare bisogna cominciare dalle nostre mura per dare l'esempio ai cittadini. Abbiamo sgomberato inoltre decine di scuole da materiali pericolosi, liberando spazi e aule per gli studenti. Abbiamo anche liberato spazi all'interno del municipio, sgomberando vecchi materiali che già c'erano. Queste sono le immagini di luoghi interni. Me le scusa, ma era così. E siamo riusciti comunque a smaltire e liberare. E ancora ce ne sono. È stato finalmente dato inizio ad un'opera molto importante per il quartiere statuario, ovvero la costruzione di un centro polifunzionale, un'opera aggiuntiva facente parte di un PPU di Viale Appio Claudio, un'opera che rischiava di non essere più costruita proprio perché era opera aggiuntiva, mentre il privato si era giustamente fatto il suo. Per le periferie abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa unico su Roma con l'assessorato urbanistica capitolino, il Dipartimento PAO e i consorzi Acro, che con non molte difficoltà finalmente stiamo andando verso la convenzione di diverse opere a scomputo sul territorio. Abbiamo intrapreso un rapporto importante e di livello professionale con l'Università Sapienza di Roma, che ci ha portato ad un protocollo d'intesa per lo sviluppo di progetti interni al territorio del nostro municipio. Difatti, in questo momento la Sapienza sta sviluppando un importante progetto per il conto nostro nella piazza coperta di Arco di Travertino. È stato stipulato un accordo che ha permesso al nostro municipio di poter organizzare un ufficio BIM, Building Information Modeling, un processo di progettazione che ci permetterà di gestire il ciclo vita delle nostre infrastrutture e la sua manutenzione futura.
Grazie all'ausilio di studenti e professori del master di secondo livello, difatti abbiamo adesso in questo momento alcuni studenti già laureati in architettura che si trovano nel nostro edificio e stanno lavorando con noi per mettere in piedi i primi bandi BIM su tutta Roma. È un obbligo di legge, avverrà fra qualche anno, ma noi ci stiamo muovendo un po' prima. Sono partiti i lavori di panorizzazione di via Flavio Stiriguone, un'opera che siamo convinti porterà alla rivisitazione in chiave migliorativa sotto il punto di vista sociale. In questo anno sono partiti diversi lavori importanti che avevamo progettato nell'anno precedente, ne cito soltanto alcuni. Al momento è l'unica opera di mitigazione del rischio sul dissesto idrogeologico. Abbassa la musica che... Sì. Tic, tic, allora. Dicevo, è l'unica opera di mitigazione del dissesto idrogeologico e sta finalmente sta arrivando alla fine, sto parlando del rifacimento del ponte sul fosso dell'incastro in via Spadola. Siamo partiti anche con lavori di riqualificazione in diverse piazze, sistemazioni urbane, cito la riqualificazione di Largo Padre Leonardo Bello, dove siamo riusciti a conservare una pavimentazione storica in San Pietrino Romano. È partito anche il lavoro di riqualificazione di Piazza del Quadraretto. Là verranno posati i San Pietrini che sono stati tolti e conservati da via Puglia. Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo. Abbiamo sistemato un problema cronico di viabilità su via Mazzolani con la realizzazione di un cordolo che rende impossibile manovre pericolose a ridosso, tra l'altro, di una scuola. Abbiamo sistemato gli allagamenti di Piazza Ragusa, di fatto quasi metà della piazza era priva di fogne per lo smaltimento delle acque piovane. Abbiamo finalmente ripreso e sbloccato quella che era la nostra piccola Calatrava. Tra via Atria e via Gelia, negli anni d'oro probabilmente del nuoto romano, si era pensato di fare l'ennesima piscina come sistemazione superficiale di un PUP. Questa piscina doveva essere costruita oltre gli oneri a disposizione, addirittura con altri oneri che venivano da altri PUP, e ovviamente non è stato fatto nulla, è stata lasciata lì grezza per 10 anni. Abbiamo rivisto il progetto, dato un nuovo indirizzo politico al Dipartimento per l'approvazione dello stesso e collaborando con il concessionario sono finalmente iniziati i lavori di sistemazione superficiale e tra non molto potremo aprire quello che sarà un luogo molto importante soprattutto per i giovani del territorio. Difatti ci sarà una ciclabile interna dove sarà possibile insegnare ai propri figli ad andare in bicicletta o sui pattini, ci sarà un campo da basket polivalente e un'area attrezzata cani. In materia di riqualificazione urbana cito anche il restauro della scalinata di via Decio-Mure che viveva in totale stato di abbandono e il sottoscala veniva usato da senza tetto o comunque come ricettacolo di carcasse di motorini. Noi l'abbiamo restaurata, abbiamo messo un nuovo parapetto e abbiamo messo i marker luminosi anche su tutti i gradini. E inoltre depositato in Commissione Capitolina il nostro progetto per l'istituzione dell'Ufficio Unico Interdipartimentale per il Servizio Geologico e Idraulico di Roma, un progetto che prevede l'unificazione sotto lo stesso tetto di tutti i professionisti già in essere al Comune di Roma, ingegneri idraulici, geologi e speleologi. Ad oggi sono divisi in vari dipartimenti, tra cui Protezione Civile, Dipartimento Ambiente, Dipartimento Simo e Urbanistica. Con questa azione di fatto l'ufficio sarebbe unico e quindi avrebbe un'unica posizione soprattutto sui tavoli intercomunali con provincia, regione e governo. Siamo riusciti in questo anno a prendere in carico alcune opere a scompito presenti nel nostro territorio e questo è fondamentale perché vengono eseguite sempre con denaro pubblico e se non si prendono in carico non si mettono quindi a regime. Ne cito qualcuna: il Parco di Castiglione di Sicilia, il Polifunzionale Lucrezia Romana e alcune opere a scomputo di urbanizzazione secondaria nel quartiere Centroni. Tic. Ah, si sente. Ah. Siamo riusciti in questo anno a mettere a regime un appalto dedicato solo ai marciapiedi, perché i marciapiedi prima venivano mantenuti con la manutenzione strada e quindi paradossalmente venivano in secondo piano.
Siamo riusciti quindi a mantenere diversi marciapiedi, tra cui un tratto di via Tarquinio Collatino, via Marco Fulvio Nobiliore, via Alessandro Viviani, via Selinunte, via Publio Valerio, via Terni, via Solmi, via Papiria. Adesso sta partendo la costruzione di un nuovo marciapiede in via Casal Ferranti ad opera della BCC. Un altro risultato frutto della massima collaborazione di chi lavora sul territorio. Eccoci qua, mi sono conservato all'ultimo l'attività che ci vede sempre migliorare nelle modalità di esecuzione e di progettazione, ovvero la manutenzione delle strade. Anche quest'anno siamo riusciti a fare un lavoro importante, sia straordinario che ordinario, che ci porta ad essere su Roma il municipio più efficiente. Abbiamo in atto lavori straordinari con rifacimenti, abbiamo messo in atto lavori straordinari con rifacimenti di pacchetti stradali, anche del sottofondo, rigenerandolo a volte. Nuove fognature, nuove caditoie per lo smaltimento delle acque. Vi cito le strade che sono state rifatte in questo secondo anno di consigliatura con la bilancia municipale. Via della Caffarelletta, via dei Sette Metri, via Cerveteri, piazza Tarquinia, via degli Opimiani, via Ponte delle Sette Miglia, via Carlo Fadda, via Menghini, via Poggi d'Oro, via Bernardino Alimena, via Emanuele Carnevale, via Ranuccio Bianchi Bandinelli, via Torre di Mezzavia, via Foligno, via Santa Severina, via Aosta, via Petrizzi, via Migliarini, via Gallia, via Cireale, via di Campo Barbarico, via Tuscolana Extragra, questi insieme al Comune, via Cilicia, via Arco di Travertino, via Magna Grecia, piazza Re di Roma e piazza Lodi. Prossimamente inizieranno altri lavori di rifacimento stradali, ma in queste strade che vi ho menzionato non posso non soffermarmi su alcune di questi lavori, come via Foligno, che è stata definita una non strada. Difatti siamo stati costretti a demolirla completamente fino a 40 cm di profondità. Via Foligno difatti non aveva un sottofondo, l'abbiamo ricostruita da capo con la massicciata sottostante e abbiamo dovuto trasformare tutte le caditoie di bocche di lupo in caditoie a griglia. Altra menzione va dedicata a via Bianco Bandinelli, un vero e proprio capolavoro tecnico, politico ed amministrativo. Una strada che fatta in straordinario che ci ha permesso di costruire un impianto fognario per lo smaltimento delle acque, andando a risolvere un problema cronico che collegava la viabilità tra Roma e Ciampino. Un'altra menzione particolare va sicuramente a via Bernardino Alimena e via Emanuele Carnevale. Questo è un successo della nostra Presidente, perché queste strade non erano in carico al Municipio. In solo 2 anni la Presidente ha preso in carico manutentivo con indirizzo politico chiaro non solo queste strade, ma altre oltre 50 strade in funzione alla loro utilità per i cittadini. Questo vuol dire senso di responsabilità e dare risposte al territorio. Appunto, via Emanuele Carnevale è stata ricostruita in straordinario, rifatto anche lì l'impianto fognario, insieme a via Bernardino Alimena, che misura oltre 2 km per carreggiata ed è una doppia carreggiata. Io vi ringrazio, vi annuncio che ci saranno altre novità a brevissimo termine. Cercheremo sempre di fare il massimo. Grazie per avermi ascoltato, grazie Presidente e grazie a tutti i consiglieri. Grazie a lei, Assessore Vivace. Prego i consiglieri cortesemente di osservare la tempistica dettata per le vostre relazioni. Bene, okay, grazie. Allora, procediamo. È iscritta a parlare la Presidente della Commissione Seconda, con delega attività produttive, turismo e sviluppo locale, servizi pubblicitari, legalità e sicurezza, la consigliera Tripputi Angela, grazie. Grazie Presidente, buongiorno consiglieri, assessori, buongiorno. La mia relazione comprenderà tutto il lavoro...
cortesemente, non è un dibattito, grazie consigliere. La mia relazione comprenderà tutto il lavoro svolto dalla Commissione, soprattutto in quest'ultimo anno, con dei riferimenti al 2016, che si riunisce con cadenza settimanale e specificatamente lunedì. Premesso che ho stimolato la Commissione a svolgere una serrata e approfondita attività di istruttoria, volta a conoscere non solo le mansioni e le attività degli uffici preposti, instaurando con essi un rapporto di dialogo e condivisione di informazioni con lo scopo di avviare un percorso caratterizzato da un indirizzo politico correlato da supporto tecnico e professionale da parte degli addetti ai lavori, ma anche conoscenza delle problematiche sul territorio incancrenite da decenni. Il principio di base che anima questa commissione è quello di costituire un vero e proprio tavolo di lavoro dove tutte le parti coinvolte possono confrontarsi, proporre e contribuire per il miglioramento del commercio sul nostro territorio. Gli obiettivi della Commissione seconda si è proposta di conseguire che la Commissione seconda si è proposta di conseguire sono tanti, alcuni raggiunti ed altri in fase di realizzazione, altri ancora da trattare. Ho suddiviso la mia relazione in tematiche: commercio su aree pubbliche, commercio su sede fissa, artigianato, abusivismo e pubblicità. Commercio su aree pubbliche. Su questo tema la Commissione ha dedicato moltissime sedute proprio per la sua vasta complessità. Non posso non citare le sedute riguardanti l'individuazione dei siti per la delocalizzazione delle postazioni a rotazione fisse situate sulla Tuscolana, conseguente alla mozione numero 12 del 2016. A seguito di questa mozione e le sedute di Commissione Consigliare Permanente prima e la delibera di Consiglio Municipale numero 54/2017 poi, si è potuto procedere alla delocalizzazione delle numero 20 postazioni di commercio sulle aree pubbliche autorizzate in via Tuscolana, nel tratto compreso tra piazza di Cinecittà e la fermata metro Numidio Quadrato. Abbiamo dedicato in seguito tante commissioni per individuare siti più idonei dove collocare le postazioni oggetto di spostamento. Abbiamo più volte audito gli uffici e analizzato con la polizia locale le varie possibilità per l'individuazione delle aree alternative alla Tuscolana. Il 15 gennaio del 2018 si è effettuata la delocalizzazione della Tuscolana. Un risultato che la Commissione ha accolto con soddisfazione, soprattutto da chi non era molto convinto della riuscita, considerando che questa operazione era attesa da decenni da cittadini e commercianti. Primo obiettivo che il nostro programma elettorale ci imponeva di raggiungere per le numerose istanze raccolte dai cittadini che dopo tanti anni di false speranze non nutrivano più fiducia sull'esito della procedura. Si sta seguendo lo stesso iter per la delocalizzazione dell'Appia Nuova, così come indicato dall'atto di indirizzo consigliare succitato. Con la Commissione del 23 aprile 2018 si avvia anche per la via Appia la procedura per delocalizzare le postazioni con licenza fissa e a rotazione e vengono individuate aree alternative con l'ausilio della polizia locale, come da delibera del Consiglio Municipale 54/2017. Nelle numerose attività di commissione emersero tante criticità, come ad esempio la difficoltà nei controlli delle postazioni abusive, con la conclusione di voler finalmente attuare l'articolo 13 delibera 35/2006 all'epoca vigente. Il 25 maggio 2017 viene approvata la risoluzione numero 10/2017 per posizionamento di stalli dedicati alle postazioni del commercio ambulante fuori mercato. In numerose sedute di commissione si è dato l'opportunità di ascoltare tutti i presidenti dell'Associazione Gestione Servizi, la GS, dei mercati rionali e rappresentanti dei mercati su sede impropria. Ben 12 mercati, tutti con delle caratteristiche ben precise ma con delle criticità. La Commissione ha manifestato volontà di dare a tutti gli operatori mercatali l'occasione di poter presentare istanze e proposte. Si è posta all'ascolto di chi vive una quotidianità difficile nei nostri mercati, verificando mediante anche sopralluoghi le varie criticità e potenzialità, come è avvenuto al mercato Latino di Piazza Epiro e mercato Metronio di via Magna Grecia. Si è instaurato così un rapporto solido, caratterizzato da uno scambio di informazioni e possibili soluzioni. In questa occasione la Commissione ha prodotto atti di indirizzo approvati poi in Consiglio. Con risoluzione numero 11 del 2017 si dà indirizzo per la trasformazione da mercato su sede impropria a plateatico attrezzato dei mercati di Cogli Albani e Orvieto, due mercati storici che proprio per la loro condizione soffrono di un grande degrado. Una situazione che si trascina da decenni, che mai si è trovata soluzione. Due mercati che avevano in comune lo stesso infausto destino.
In sede di commissione si è però guardato anche al futuro, analizzando insieme agli operatori, si è potuto constatare che bisognava trovare una modalità di rilancio per i mercati. Si è convenuto con una linea comune. Bisogna cambiare il concetto di mercato e trasformarlo in piazza, punto d'incontro, di aggregazione, ma soprattutto un punto dove vengono offerti nuove proposte commerciali, dove si vive la quotidianità come comunità e si condivide anche nuove esperienze. Con la mozione numero 11/2017 si pensa a un futuro prossimo dove attività mercatali possono sposarsi con l'artigianato proposto con eventi e attrazioni. Al futuro e presente si è pensato con la mozione 26/2018, dando alla Giunta indirizzo per installazione dei punti solidali all'interno dei mercati. Come avevo riferito all'inizio della mia relazione, la Commissione è un tavolo di lavoro, ma non solo, è anche di studio. Infatti lo studio della legge Gadda 166/2016 ha stimolato la Commissione a individuare e approfondire progetti inerenti allo scarto alimentare, concentrandosi su uno in particolare, i punti solidali. Questo progetto, frutto di una lunga istruttoria congiuntamente alla Commissione Permanente Quarta del Municipio, offre un supporto a chi vive ai margini dei mercati. Durante le audizioni, poi, è scaturito anche la necessità di installare punti riciclo, approvato in Consiglio con risoluzione numero 7/2017. Si chiede la modifica della delibera 35/2006, commercio su aree pubbliche, allora vigente, e sostituita con la delibera dell'Assemblea Capitolina 30/2017, e successivamente modificata con la delibera di Assemblea Capitolina 29/2018. Delibere che sono state ampiamente discusse per l'espressione parere. La nostra proposta è stata accolta e inserita nel nuovo regolamento. Queste due novità sono state inserite pochi giorni fa nei bandi per assegnazioni posteggi nei mercati. Posteggi la cui tipologia per la prima volta è individuata all'interno della Commissione con l'ausilio degli uffici, dell'unità amministrativa, gli stessi operatori dei mercati e comitati di quartiere. Una novità perché per la prima volta, grazie alla delibera Assemblea Capitolina 29/2018, il municipio ha la grande opportunità di decidere attraverso un percorso partecipato la tipologia di attività commerciali e artigianali seguendo le esigenze della cittadinanza. In ben tre commissioni abbiamo trattato il tema dei chioschi di fiorai edicole, sentiti gli uffici e la polizia locale, abbiamo avuto contezza del lavoro che si sta facendo per ottimizzare le attività sul territorio. In due commissioni abbiamo esaminato la direttiva del Ministero degli Interni avente per oggetto modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, dove si evince l'esigenza di affrontare il tema della gestione delle manifestazioni in un'ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico rilievo tanto i profili della security quanto quelli della safety. La Commissione ha seguito in ogni sua evoluzione anche i bandi per eventi e manifestazioni, come nel caso dei mercatini di Natale, dove sono stati auditi gli uffici con i quali abbiamo analizzato le criticità e studiato insieme le soluzioni. Come non citare il tema degli street food, audendo rappresentanti di Campagna Amica, un impulso recepito da organizzatori del settore che hanno portato animazione sulle nostre piazze. Ben 5 commissioni dedicate per la stesura del piano delle aree, dove maggioranza ed opposizione hanno lavorato in sinergia, studiando norme in un continuo confronto. Oggi, grazie all'impegno di tutti i componenti della Commissione Commercio, abbiamo finalmente una delibera, la 53/2018, che regola tutte le vie e piazze dove, mediante autorizzazione del municipio, si possono realizzare tanti eventi, mercati, mostre e fiere, con un preciso regolamento volto ad una eterogenea attività commerciale su area pubblica. È stato un positivo traguardo non solo per l'ottimo lavoro svolto in commissione, ma anche perché abbiamo finalmente fornito al nostro municipio un regolamento unico per i due ex municipi accorpati ormai 5 anni fa. Commercio fisso. Moltissime commissioni le abbiamo dedicate al commercio fisso, negozi di vicinato, pubblici esercizi, autolavaggi e artigianato. In più occasioni, in sede di commissioni, abbiamo audito numerosissimi commercianti di diverse vie del nostro municipio, con i quali è nato un rapporto di dialogo e scambio, evidenziando le tante criticità e soprattutto analizzando le possibili soluzioni per un rilancio del commercio locale.
criticità che abbiamo trasformato in atti di indirizzo, risoluzione numero 14/2017 con oggetto contrasto all'abusivismo. Questo atto è frutto di un'istruttoria molto approfondita da parte della Commissione, dove si è convenuto che per contrastare l'occupazione del suolo pubblico da parte di commercianti si deve certamente implementare i controlli della polizia locale, ma che queste azioni devono essere concertate da un tavolo permanente dove risiedono non solo la polizia locale stessa, ma gli uffici assessorato e ASL, per consentire un'azione più pianificata ed efficace sul territorio. Grazie anche a segnalazioni di cittadini attivi si è affrontato il tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche affinché ogni esercizio commerciale che presenti ostacoli per chi è disabile possa installare pedanine amovibili e campanello per facilitare l'accesso nei locali. Risoluzione 21/2017. Per quanto riguarda il monitoraggio e contrasto all'azzardopatia, mediante una congiunta con la Commissione delle Politiche Sociali si è proceduto all'istituzione dell'osservatorio sul gioco con premi in denaro sulla disciplina per la prevenzione dell'azzardopatia con deliberazione del Consiglio Municipale numero 3/2017. Per quanto riguarda la pubblicità, mediante molteplici sedute la Commissione ha avuto l'opportunità di approfondire alcune criticità riscontrate insieme agli uffici riguardante la distribuzione di volantini. Per questo motivo viene approvata in Consiglio la risoluzione numero 6/2017 con la quale si chiede la modifica della delibera 50 per consentire al personale preposto di sanzionare più violazioni appartenenti allo stesso trasgressore in un'unica soluzione e di dare agli uffici municipali direttiva specifica attinente all'ordinanza sindacale numero 37 del 2010, la quale menziona che ciascun manifesto deve richiamare in modo visibile l'obbligo di utilizzare cestini o cassonetti per gettarli. L'artigianato. In questo settore stiamo in una fase di istruttoria per trovare una modalità efficace atta a mettere in risalto quelle attività artigianali e commerciali di rilievo storico. Abbiamo analizzato l'eventualità di inserire le attività artigianali nelle aree mercatali e con nota del 26/2011 si è data comunicazione all'assessore di competenza all'orientamento della Commissione per la pubblicazione dei bandi dei mercati. Le attività artigianali sono state volute anche nella delibera del Consiglio Municipale 53/2018 avente per oggetto individuazione aree destinate all'occupazione suolo pubblico OSP a carattere temporaneo per lo svolgimento di iniziative di tipo commerciale artigianale, commerciale culturale. Revoca della deliberazione del Consiglio del Municipio Roma 9/36/2008 e Municipio Roma 10/45/2008, dove sono state inserite manifestazioni culturali e artigianali proprio per rilanciare e valorizzare quelle tradizioni e mestieri da trasmettere alle nuove generazioni. Artigianato non è solo tradizione, ma anche innovazione, con la lavorazione di materiale riciclato e altre materie inusuali. Un passato che con nuove tecnologie e nuovi materiali ci proietta al futuro. Una intensa e laboriosa attività caratterizza la Commissione Commercio che, muovendosi tra mille difficoltà burocratiche e competenze, ha comunque cercato di affrontare le molteplici criticità esistenti in questo settore, analizzando progetti, studiando leggi, delibere, direttive nazionali ed europee, ascoltando uffici, comitati di quartiere, cittadini, associazioni di categoria, commercianti, artigiani, concretizzando più volte in atti di indirizzo condiviso. In due anni e mezzo la Commissione si è riunita in ben 97 sedute, di cui 84 dal 2017 fino ad oggi. Tra le varie attività della Commissione da me presieduta si è proceduto anche allo studio per espressione di parere di proposte di deliberazione pervenute all'Assemblea Capitolina. Grazie. Grazie a lei. Do la parola all'assessore competente Piero Accoto, grazie. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri, grazie per essere qui, cercherò di essere più breve possibile. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti i consiglieri della Commissione Commercio e Attività Produttive ed anche gli altri colleghi che sono i nostri paladini sul territorio, quindi che ci rappresentano sul nostro municipio e nel nostro municipio e che ci riportano le problematiche stesse che i cittadini fanno presente e che magari molto spesso non riescono ad arrivare a noi. Ringrazio anche gli altri assessori colleghi, poiché per il commercio spesso ci interfacciamo e condividiamo anche quelle che sono le,
le richieste e i progetti che ho in mente o che abbiamo in mente, perché si lavora sempre in gruppo. Ancora la Presidente ringrazio per quello che era il programma che stiamo portando avanti, il programma che ha voluto che si portasse avanti, ripeto, ma per il quale ci ha lavorato tantissimo durante il periodo delle elezioni. E stiamo facendo di tutto, faremo sempre di più e aggiungeremo anche altre voci che non erano previste, perché questa squadra vuole arrivare all'obiettivo che ci eravamo prefissati e andare oltre e fare sempre di meglio rispetto a quello che stiamo facendo adesso. Quindi grazie ancora per il vostro supporto. Andiamo avanti. Quando siamo arrivati ho visto che le attività produttive erano viste un po' come, lo vedevo un po' come un ministero senza portafoglio. Non avevamo budget, non potevamo muoverci, l'unica iniziativa era quella di andare a creare delle attività sul territorio in maniera tale che potessimo ricevere e incassare anche la parte economica, soprattutto con occupazione di suolo pubblico temporaneo e manifestazioni. Per questo ci siamo riusciti, c'è stato un aumento non indifferente anche delle entrate per il municipio, proprio dovuto ad eventi, che precedentemente non esistevano eventi su questo territorio se non prettamente culturali, e culturali erano a introito zero. Lavorando insieme abbiamo cercato di trovare sul mercato nazionale e a breve anche sull'internazionale organizzatori di eventi che potessero chiedere l'occupazione di spazio temporaneo, di piazze e vie, in maniera tale che potessimo anche ricevere introito economico e far sì che il Comune poi ne prendesse atto e elargisse sul territorio. Quello che diceva prima la Presidente è molto importante, è il decentramento amministrativo, quello che stiamo portando avanti in Assemblea Capitolina, speriamo fortemente anche con il Municipio, la Presidente che è in prima linea per questo, perché così facendo abbiamo visto che si ottengono dei risultati e si fanno finalmente delle opere. Il famoso detto troppi galli a cantare non si fa giorno, non si fa mai giorno, l'abbiamo potuto constatare che su Roma Capitale è proprio così, quindi più decentriamo più le opere vengono fatte, più riusciamo ad arrivare ad ottenere dei risultati e dare un uso migliore della città a livello, ai cittadini. Andiamo ad elencare qualche argomento trattato. Come ha detto prima la Presidente, la rilocalizzazione delle bancarelle da via Tuscolana è stato un atto fondamentale. Tutti i cittadini ci chiedevano, ed era necessario farlo perché era diventato veramente ingestibile sia il traffico pedonale che il traffico veicolare, e adesso andremo a migliorarlo ancora anche con la pedonalizzazione. Questo permette la vivibilità del commercio su area fissa e del centro, e la vivibilità anche del centro commerciale naturale, quello che è via Tuscolana, che ormai era quasi stato dimenticato, perché i cittadini tendono, sono stati portati ad entrare dentro delle quattro mura che sono i centri commerciali, avere sempre le stesse identiche cose, invece il centro commerciale naturale fa sì che diversifichi anche l'offerta economica, l'offerta di prodotti che possiamo trovare. Agevola anche l'attività produttiva e anche di nuovi giovani che vogliono intraprendere un'attività, nuova creatività, cosa che all'interno di un centro commerciale appunto non avviene. E oltre via Tuscolana vi posso anticipare che stiamo lavorando per la rilocalizzazione anche di via Appia Nuova. I cittadini anche lì ce lo chiedono, gli operatori li abbiamo incontrati più volte, stiamo arrivando ad un accordo in maniera tale che possiamo tenere contenti anche gli operatori del commercio su area pubblica. Questo non era la voce delle reti di impresa, non era un argomento che spettava al municipio, poiché è un bando regionale, è un bando che ho voluto seguire personalmente grazie anche all'aiuto degli uffici amministrativi e bilancio. Abbiamo fatto sì che tutte le domande, delle 7 domande che fossero pervenute al nostro municipio, avessero avuto la possibilità di concorrere a prendere i 100.000 euro che spettavano.
Sfortunatamente solo 4 ce l'hanno fatta, ma perché il progetto era molto complesso, ma grazie al nostro aiuto sono arrivate ad averlo, perché se non ci fosse stato il nostro supporto neanche quei 4 avrebbero vinto il mandato. Anche oggi continuiamo a lavorarci sopra, a seguire la rendicontazione, è un impegno importante che si è preso il municipio e grazie anche al direttore che ha fatto un gruppo di studio per poter far sì che questi progetti a rendicontazione vengano seguiti e che si vada a buon fine per cercare di ottimizzare anche il risultato previsto dalla rete d'impresa. Lotta al commercio abusivo di prodotti contraffatti. A questo va un grazie anche alla Polizia Locale. I comandanti ci supportano, malgrado la Polizia Locale non ha grosse quantità di personale a disposizione, però e mezzi soprattutto, perché quando andiamo a fare sequestri c'è bisogno di mezzi, di stoccaggio di materiale, ma soprattutto anche il supporto di AMA. Stiamo cercando di arrivare, grazie all'assessore Commisso, ad arrivare a un accordo di programma con AMA per far sì che possiamo fare intervenire in extratari. Questo quando andiamo a raccogliere il ciarpame che troviamo di gente che vive per strada, che cerca comunque di trovare un'occupazione, di racimolare nei cassonetti del materiale che poi provano a rivendere in zone limitrofe ai mercati, creando anche disagio per i cittadini che passeggiano, ma anche e soprattutto per chi onestamente paga e vive all'interno del mercato. Stiamo lavorando anche al contrasto dell'occupazione del suolo pubblico abusivo da parte dei negozi di vicinato. Non è facile, ma comunque la normativa ci consente di farlo, ma si fino a un certo limite, poiché la legge nazionale non permette la chiusura definitiva di questi negozi, ma serve soprattutto per continuare a fare verbali. Loro continuano a pagare i verbali, dove è possibile stiamo cercando anche di derequisire la merce e quindi far sì che creiamo un danno economico. E ancora una volta la Polizia Locale ci sta dando una mano ed è intervenuta anche l'ASL più volte all'interno di questi negozi, di queste attività. Arriviamo ad una voce molto importante, che è il monitoraggio e progettazione e sviluppo dei mercati rionali. I mercati rionali, come avete visto, erano in uno stato di abbandono. Abbiamo preso il toro per le corna ed effettivamente anche dopo l'intervento della sindaca nel mercato metronio del 17 marzo del 2017, da lì è partito il primo investimento dei 4 milioni di euro su tutto il mercato di Roma, su tutta l'area romana. Di questi 4 milioni di euro a noi sono stati assegnati circa 430 mila euro e sono stati totalmente tutti impegnati. Adesso vediamo dove. Parliamo dell'impegno del 2017. Per il 2018 ce ne sono stati degli altri, 2019 ancora altre quantità cospicue di denaro per la riqualificazione dei mercati. I mercati vogliamo che siano di nuovo un punto di ritrovo, un punto di incontro, un punto di vivibilità. La gente deve uscire dalle abitazioni. Le politiche sociali, su questo l'assessore alle politiche sociali ci fa anche evidenzia il disagio che viene vissuto da tanta gente, da tanti anziani che ormai si rinchiudono dentro le mura domestiche. I mercati vogliamo che vengano di nuovo ad essere al centro della vivibilità e soprattutto del confronto e del discorso tra le persone umane e civiche, perché ancora interiormente ci teniamo ad uscire e a confrontarci con le altre persone, altrimenti ci impoveriamo interiormente e ci abbandoniamo, soprattutto arrivati ad una certa età. Questi sono gli investimenti che sono stati elargiti, soprattutto investiti per il mercato metronio, sono stati investiti circa 200.000 euro, i primi 200.000 euro. Sul mercato metronio vi possiamo anticipare che sarà nostra cura riqualificarlo tutto, non soltanto il mercato ma tutta la struttura dell'ingegner Morandi, una struttura storica, una struttura che vederla oggi in uno stato d'abbandono fa tristezza, perché è una struttura dove è presa in considerazione dagli studenti universitari, soprattutto italiani ed esteri, che vengono a vedere come è stata creata. Così il parcheggio, ci sono degli uffici all'interno. Bene, siamo riusciti a capire che all'interno ci sono 3 gestioni differenti, tra patrimonio, dipartimento attività produttive e mobilità.
faremo in modo che ci prenderemo carico di riqualificare di tutta la struttura e poi ognuno deciderà come meglio ottenere quell'investimento. Il mercato in questo momento è stato messo in sicurezza perché c'erano delle infiltrazioni notevoli, quindi è stato rifatto la copertura del tetto, del terrazzo con la guaina particolare, così per evitare l'infiltrazione e il rovinoso decadimento della struttura dello stabile. Questo farà sì che poi altri investimenti che arriveremo a portare all'interno del mercato di tutta la struttura Morandi avremo una riqualificazione totale. C'è tanta attenzione per quella struttura, rivedremo anche la viabilità esterna, la pedonalizzazione, quindi faremo in modo che diventi un punto fondamentale per andare a visitare, soprattutto lo faremo diventare una struttura turistica, visto che arrivano comunque studenti universitari dall'estero per vederlo, e faremo in modo che il mercato all'interno diventi un mercato, un piccolo mercato, una piazzetta vera e propria, dove ci sarà possibilità di stare insieme, di lavorare all'interno, perché ci saranno gli spazi che possono essere assegnati al piccolo artigianato. Vado avanti perché altrimenti prendo troppo tempo. Altro mercato, il mercato Quarto Miglio. Quarto Miglio, a differenza di Metronio, l'abbiamo, come si dice in gergo, rivoltato come un calzino. Sono stati tolti i box che ormai erano rovinati, ne sono stati lasciati soltanto 15, ma una cosa fondamentale è che abbiamo creato nello spazio intorno delle postazioni da dedicare, scusatemi, si sta seccando la bocca, mi prendi un po' d'acqua, è piacere, da dedicare ai produttori agricoli. Questa è la prima volta che in un mercato vengono assegnate delle piazzole per i produttori agricoli, perché sul territorio nazionale e anche sull'agro romano si sta investendo e si stanno incentivando anche i produttori agricoli giovanili, e questo sarà un modo tale da poter incentivare ad utilizzare i mercati proprio a questo tipo di attività, anziché farlo su strada. Investito 218.000 euro, non solo, all'interno ci sarà un plateatico semi attrezzato con un campo da gioco e soprattutto degli attrezzi per attività sportive. Alberature, in maniera tale che possa essere vissuto anche dalle persone che quando fa caldo, anziane, possono andare all'aperto e vivere il mercato stesso. Intervento di strutturazione del mercato di Piazza Epiro, abbiamo investito circa 20.000 euro durante quest'estate, perché c'erano delle infiltrazioni che si portavano davanti da diversi anni, malgrado una costruzione recente. Malgrado sia una costruzione recente, quindi l'assessore al bilancio ha fatto in modo che trovasse questi fondi da dedicare al mercato stesso, che tra l'altro è anche vincitore una delle reti di impresa della Regione Lazio, 200.000 euro, che da parte loro cercheranno di investire per riqualificarlo totalmente all'interno, per dare modo e maggiore visibilità, soprattutto vivibilità. Monitoraggio dell'abusivismo pubblicitario e cartellonistica, anche questo stiamo segnalando, purtroppo i cartelloni sono cartelloni che dipartimentali, e comunque segnaliamo e parecchi già vengono abbattuti dal Dipartimento stesso. Messa a disposizione di vie e piazze, l'occupazione di suolo pubblico temporaneo. L'occupazione di suolo pubblico temporaneo è stato dedicato un ufficio, prima non c'era, a partire dal fine 2016, inizio 2017, gestito dalla dottoressa Sodano. Tutte le occupazioni di suolo pubblico temporaneo vengono prese in considerazione, vagliate dopo il nostro ok della Giunta, e si è fatto sì che questo introitassero all'interno delle casse, purtroppo non municipali ma comunali, importi per il 2017 a circa 89-90.000 euro, per il 2018 stiamo superando i 100.000 euro. Ma c'è stata una variazione particolare, che dal 2017 al 2018 abbiamo aumentato l'introito di circa il 15-20%, ma rispetto al 2016
di circa il 60%. E del 2015 non abbiamo i dati, perché comunque non venivano fatte attività occupazione di suolo pubblico temporaneo per manifestazioni commerciali e artigianali, dove pagano l'occupazione a differenza di quello culturale. Quindi questo è un altro settore che stiamo implementando. Partecipazione bando Regione Lazio per l'antiusura, anche il nostro municipio ha dato la possibilità di partecipare e ha vinto un'associazione sul nostro territorio. Investimenti per progetti di riqualificazione mercati in sede propria. Questi sono investimenti che partiranno per il prossimo anno. Il progetto parte quest'anno, andremo a riqualificare Cinecittà, Cinecittà Est, Mercato Calisse e poi successivamente un progetto dedicato al mercato di Via Orvieto che si trova, e lì dovremo anche valutare la rigenerazione urbana perché si trova su un'area non dedicata a mercato. Sono state avviate le procedure di decadenza degli operatori morosi. Quello che abbiamo notato è che comunque c'era una grossa morosità degli operatori e nessuno o pochi controllavano questo. Quindi noi abbiamo insistito e abbiamo fatto in modo una certa pressione che si facesse un controllo particolare. Quindi si è cercato di recuperare delle morosità e per il 2017 si è arrivati quasi a recuperare l'80% di quello che era l'occupazione di suolo pubblico, COSAP e CIP. Quindi stiamo migliorando anche su questo. Sono stati avviati procedimenti per recupero delle morosità dei pagamenti COSAP e CIP, di questo che dicevo. È stato istituito il piano delle aree per le manifestazioni culturali, questo è stato un argomento importante che si è lavorato insieme alla collega assessora alla cultura. Serviva questo piano perché si evitasse che tutti quanti richiedessero piazze e vie che non avevano attinenze di nessun interesse. Quindi in questa maniera ci siamo tutelati noi come municipio e lo stesso anche la parte amministrativa del municipio stesso. Il 31 ottobre, non se l'aspettava nessuno, dopo appena 12 giorni che era stato inviato il bando per la messa a disposizione di box e piazzole dei vari mercati, il 31 ottobre, grazie alla partecipazione degli uffici e alla collaborazione proprio a quattro occhi con la dottoressa Canali, i funzionari Cipollina e gli amministrativi, siamo riusciti ad inviare alla Regione Lazio il bando per i tre mercati, tra questi proprio Quarto Miglio, perché Quarto Miglio verrà inaugurato nei primi mesi del prossimo anno e quindi sarà pienamente occupato con i box. Questo è tutto, ci saranno anche, abbiamo partecipato anche ai bandi per il Natale, avremo tre piazze dedicate ai bandi per il Natale, è una cosa fondamentale, la gente ce lo chiede, è contenta per farlo e noi ci siamo sempre pronti. Grazie per l'attenzione, continuiamo a farlo e grazie a voi tutti per il vostro lavoro. Grazie a lei, Assessore Accoto. È iscritta a parlare la Presidente della Commissione Terza con delega Mobilità, Trasporti, Ambiente, Decoro Urbano, AMA, la consigliera Ariano Cristina. Grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Una consigliatura, quella attuale, che porta la responsabilità di un'importante novità, la prima esperienza di governo del Movimento 5 Stelle nella città di Roma, la capitale d'Italia. Resta fondamentale, difatti, in questa sede dover fare riferimento alle limitate competenze municipali in materia di mobilità, trasporti, ambiente, decoro urbano ed AMA. Le deleghe corrispondenti alla Commissione sono proprio quelle che caratterizzano la vita quotidiana di ciascuno di noi ed è per questo che, sin dalla prima seduta di Commissione, questa Presidenza ha affrontato le attività con l'intenzione di stimolare il dibattito tra le consigliere ed i consiglieri per un proficuo dialogo e scambio, pur nella comprensibile ed indispensabile dialettica tra le parti, tra maggioranza e minoranza, con l'obiettivo di mettere al primo posto, ovviamente, il bene del territorio che amministriamo.
Trovare un punto di equilibrio nel rispetto reciproco, pur nei differenti ruoli e nella diversa collocazione politica, è un obiettivo su cui puntare, per consentire a ciascuno di far valere il proprio pensiero, di confrontarlo, di approfondire le tematiche, di pervenire ad una sintesi, ma soprattutto per dare risposte ai cittadini. Cittadini che spesso sono in commissione, non unicamente come pubblico. Per i trasporti richiamiamo spesso i contenuti dei contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale ed ATAC, tra Roma Capitale e Roma TPL, che è la società privata che gestisce a Roma il 20% del servizio di trasporto pubblico su bus e che si riduce, ad esempio, nel nostro territorio nelle linee 502, 503, 505, 548, 557, 657, 660, 663, 665. E al contratto tra Roma Capitale e la Roma Servizi per la Mobilità. Per il verde pubblico e i parchi, elemento di pregio del nostro territorio, le competenze sono per la maggior parte dipartimentale o perfino regionali, date le ampie porzioni dell'ente parco regionale dell'Appia Antica, caratterizzante il nostro territorio, il parco degli acquedotti e il parco della Caffarella. Ovviamente non dimentichiamo tutto il resto del nostro immenso patrimonio verde e le ville, Villa Lazzaroni, Villa Fiorelli, Villa Lais. Nell'ambito del verde pubblico, sempre nel rispetto del quadro normativo, abbiamo deciso di andare verso la realizzazione di un reale decentramento. Lo dimostrava già proprio uno dei nostri primi atti di consiglio che nel 2016, con la delibera numero 19, puntava alla sponsorizzazione per la manutenzione e valorizzazione delle aree verdi esistenti all'interno delle rotatorie stradali, aiuole e isole sparti traffico situate nel nostro territorio. E lo dimostra la creazione di un ufficio del verde municipale, istituito dalla nostra amministrazione, che opera in collaborazione con il SOM, il servizio decentrato del Dipartimento, servizio giardini, che agisce appunto nel nostro territorio. Per AMA, il contratto di servizio, in scadenza al 31/12/2018, non ha avuto ancora una reale declinazione municipale. Pertanto la nostra possibilità di incidenza, nonostante le continue interlocuzioni con l'azienda e con i referenti operativi territoriali, non rende possibile poter essere oggi soddisfatti delle condizioni di pulizia e decoro del nostro territorio. Purtroppo Roma Capitale paga fortemente la mancata chiusura del ciclo dei rifiuti e la carenza di impianti. Ma torniamo all'attività svolta dalla Commissione. Sin dall'inizio della consiliatura AMA è periodicamente interpellata per relazionare sulle attività avviate ed è invitata a relazionare sulla raccolta del porta a porta ove già attiva. In merito ai cassonetti stradali è stato richiesto un monitoraggio e la consegna al municipio e dei suoi uffici tecnici del piano di posizionamento vigente. Dopo anni, grazie alla nostra attenzione e richiesta del predetto monitoraggio dello stato dei cassonetti stradali, arrivarono i nuovi cassonetti, il cui posizionamento è stato completato entro dicembre 2017. Purtroppo, di contro, il nostro territorio vanta da allora il triste primato per incendi e danneggiamento dei cassonetti stradali. Una vergognosa piaga, dati i tanti anni di attesa e lo spreco di risorse economiche che da questo derivano. Già dai primi mesi del 2017, ponendo poi particolare attenzione alle vie del municipio caratterizzate dalla maggiore densità abitativa, è stato richiesto ad AMA l'avvio di uno specifico studio di fattibilità, mirato ad incrementare il numero degli esercizi commerciali serviti dal porta a porta per la raccolta delle frazioni differenziabili, al fine di decongestionare i cassonetti stradali e destinarli alle sole utenze private. Venne così definito da AMA stessa un piano di lavoro per riorganizzare e potenziare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti presso le utenze non domestiche di via Flavio Silicone, via Licinio Stolone e via Calpurnio Fiamma. Pertanto, nel periodo di marzo del 2017, ben 600 utenze commerciali vennero informate da parte di Ecoinformatori AMA. Per quanto riguarda il servizio di raccolta del cartone nelle aree in questione, da quel periodo il peso medio del materiale differenziato era aumentato del 100%. Partimmo da qui per sollecitare l'emissione di una determinazione dirigenziale avente ad oggetto proprio un progetto per l'ottimizzazione ed il potenziamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici,
prodotti dalle utenze non domestiche, presenti nelle vie a più alta densità commerciale del nostro municipio, tradottasi quindi nella determina numero 773 del settembre 2017, che ha introdotto il divieto al conferimento di carta e cartone per i commercianti ubicati nelle vie indicate nella determina, fra le quali le più importanti via Appia, via Tuscolana, via Antonio Ciammarra, eccetera. L'aumento della raccolta differenziata degli imballaggi registrati è stato mediamente valutato dal minimo del 30% al massimo del 70%. Da qui è quindi stato avviato un ampio dibattito sulle questioni legate al corretto conferimento sia degli imballaggi sia degli altri materiali, sia dei turni di passaggio per il loro ritiro, sia agli accertamenti e all'applicazione delle sanzioni. Tale impostazione si è poi ulteriormente tradotta nella nuova modalità di servizio delle utenze non domestiche con cui AMA ha affidato un appalto per la raccolta differenziata di tutte le frazioni di rifiuto prodotte dalle utenze commerciali. L'appalto è in fase di avvio e consentirà un enorme alleggerimento dei conferimenti nei cassonetti stradali che serviranno unicamente i cittadini. E in termini di risorse, ciò vuol dire che, da quanto ci ha promesso AMA, potranno essere indirizzate maggior numero di personale a servizi su strada ordinari. Abbiamo incontrato poi AMA per conoscere meglio l'organizzazione del loro servizio nelle aree mercatali e organizzato delle specifiche campagne informative con la collaborazione della Polizia Locale. Ne è esempio un progetto di poche settimane fa nel mercato Tuscolano Terzo. Nelle commissioni vengono inoltre approfonditi gli atti per l'espressione del parere ai sensi del regolamento del decentramento amministrativo. Non mi soffermerò ad elencare in questa sede i pareri espressi, rinvenibili dai verbali pubblicati sul sito di Roma Capitale. Giusto ricordare però in questa sede almeno alcune delle tematiche di grande impatto che abbiamo affrontato in sede di commissione unitamente alla cittadinanza. Ad esempio parliamo della realizzazione della pista ciclabile di via Tuscolana, il progetto di riqualificazione di San Giovanni e la nuova viabilità per via La Spezia e via Taranto. Senza dimenticare il progetto di razionalizzazione del trasporto pubblico del deposito di Tor Vergata che purtroppo ci ritroviamo ancora a dover trattare nonostante parta da premesse politiche del 2014. Vorrei poi soffermarmi sugli atti approvati in questi mesi di iniziativa di commissione e quelle afferenti le deleghe della commissione terza, di cui elenco semplicemente gli oggetti. Abbiamo la risoluzione numero 22 del 2017 che aveva ad oggetto una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAE. La risoluzione numero 3 del 31 maggio del 2018 che ha ad oggetto la tutela del diritto ad un ambiente salubre e tutela dal danno ambientale nel territorio della Barbuta, così importante per tutti i nostri cittadini. Abbiamo poi le risoluzioni numero 5, che è relativa all'adozione delle azioni necessarie al completamento del sistema di raccolta differenziata porta a porta nel nostro municipio, sulla quale noi crediamo fortemente. La numero 6, avvio di AMA di municipio nel territorio del nostro municipio settimo per un processo di concreto decentramento delle attività a livello municipale nella gestione dei rifiuti. Non la smetteremo mai di dirla, il decentramento è la ricchezza e la risorsa per tutti i cittadini. Poi abbiamo la risoluzione numero 7, relativa al car sharing, implementazione dei parcheggi destinati al car sharing e o valutazione proposta di sostituzione dei posteggi relativi alla delibera 173 del 2014, nella cosiddetta terza fase di attivazione, a dimostrazione che qui si tratta di una sintesi, ma abbiamo trattato anche altri argomenti oltre all'AMA. Abbiamo poi la risoluzione numero 8 relativa al servizio di rimozione dei materiali da inviare a discarica a supporto delle attività di presidio del territorio da parte della Polizia Locale del Settimo Gruppo. Questa attiene fortemente a delle situazioni di ripristino del decoro nei casi ad esempio di mercatini di Ciarpame che troviamo purtroppo in alcuni casi appunto diffusi. Abbiamo poi la delibera che cito per ultima ma che è comunque risultata innovativa, con la quale il nostro municipio ha istituito l'albo volontari del verde pubblico ed ha approvato il regolamento dei volontari del verde pubblico. A seguito dei lavori poi svolti in commissione, la presidenza della commissione terza ha assunto l'onere di farsi promotrice dei seguenti eventi.
Il 14 luglio del 2018 si è tenuta la festa della mobilità elettrica e sostenibile in Piazza Sulmona, dove vari operatori del car sharing elettrico e condiviso e anche del moto sharing, chiamiamolo così, si sono comunque prestati al nostro territorio. Abbiamo poi un altro avvenimento che noi cercheremo di far diventare comunque, diciamo così, istituzionale, che sono le domeniche di raccolta ingombranti con l'utilizzo delle isole ecologiche mobili. Di fatto, precedentemente, nel nostro territorio così vasto, dove c'è solamente una isola ecologica, che è quella di Viale Palmiro Togliatti, venivano fatte solamente 5 raccolte straordinarie annuali nell'ambito del programma promosso dal TG3, dal programma regionale. Noi siamo riusciti, a seguito di una prima nostra commissione presso proprio l'impianto di Rocca Cencia, nell'anno 2017 ad avere due ulteriori date, quindi ben 7 domeniche straordinarie, mentre quest'anno abbiamo quasi raddoppiato l'ordinaria programmazione, avendo aggiunto 4 eventi nel nostro territorio. Poi la domenica di raccolta sfalci sono comunque delle attività che rispondono alle esigenze dei cittadini. Non vorrei dimenticare qui che in occasione della domenica ecologica del 25 febbraio scorso, presso le stazioni della metropolitana di Lodi, Re di Roma e Subacusta, ATAC ha dato la possibilità ad AMA di organizzare dei deschi informativi, tramite i quali è stato possibile per i cittadini acquisire maggiori informazioni. Per oggi direi basta così, grazie a tutti. Grazie Presidente, la parola all'assessore all'ambiente De Sisti Daniele, grazie. Allora, grazie a tutti e colgo l'occasione per ringraziare comunque la Presidente Monica Lozzi per avermi dato questo incarico. È la prima volta che io parlo in questo consiglio, quindi come voi ben sapete il mio insediamento risale al mese di agosto. Nella prima fase quello che io ho fatto è stato verificare lo stato dell'arte del mio predecessore per capire dove era arrivato, in una visione di continuità amministrativa che comunque deve essere garantita. C'era molto lavoro che già era stato fatto, ma molto altro che va comunque fatto per raggiungere quegli obiettivi che non solo personalmente ma anche politicamente nel rispetto alla cittadinanza devono essere assolutamente raggiunti. Le attività svolte nel periodo sono state relativamente alle deleghe per quanto riguarda la mobilità, la progettazione delle soluzioni di moderazione al traffico di attraversamento sulla viabilità minore, e nello specifico si fa riferimento alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati presso i plessi scolastici in via prioritaria e non, come quelli di via Niobe, via Alessandro della Sede, aviatore di mezza via e via Cropani. Non da ultimo, per importanza, la realizzazione del semaforo in via di Fortifiocca in prossimità del plesso scolastico. La valutazione e individuazione delle postazioni nel territorio degli impianti Enel X per la ricarica pubblica dei veicoli elettrici. Questa è stata una prima fase effettuata dal Dipartimento, dove sono state identificate 12 aree dove collocare queste colonnine. Entro fine anno verranno realizzate. Successivamente, nella seconda fase, sarà il municipio che produrrà e deciderà insieme al Dipartimento gli altri luoghi dove metterle. Questo perché? Perché sapete che bisogna andare vedere una visione futura e quindi superare anche l'idea del motore e garantire, innescare un volano per tutto, per un discorso ambientale. L'avvio della progettazione del tratto di pista ciclabile della via Bernardina Limena e via Schiavonetti. Per quanto riguarda l'ambiente, le attività sono quelle che fanno riferimento alla mitigazione dei rischi incendi nel periodo estivo, con degli interventi presso sia le aree municipali e quelle dipartimentali, con lo sfalcio di una notevole superficie e nello specifico di 11 parchi dipartimentali. A partire dalla fine di agosto sono stati effettuati interventi di potature e sfalcio nei plessi scolastici con la verifica delle alberature esistenti, attività che sta ancora andando avanti. Il nuovo appalto, quindi l'accordo quadro del 2018-2020 con le tre ditte, che permetterà un'attività ancora più mirata alla mitigazione dei rischi e alla cura di tutte le aree municipali e dei plessi scolastici. La piantumazione di 60 alberature, nel 90% stradali, come ad esempio le 11 vie di Tito Labieno e 22 in via Publio Valerio.
progettazione per riqualificazione delle aree verdi e in quelle specifico quello di Vianile, quindi Barcaccia, attraverso il bilancio partecipato, via Edoardo Martini con il bilancio partecipato, le aree giochi con i giochi inclusivi nel Parco via Cesare Baronio, dalla derattizzazione presso plessi scolastici in varie zone del territorio anche su segnalazione alla cittadinanza. È stato seguito anche l'iter per la riqualificazione della villa storica di Villa Fiorelli, la DD di approvazione del progetto è del 28 luglio, quindi comunque noi stiamo monitorando affinché venga realmente effettuata. Insieme all'assessore De Santis abbiamo presentato una memoria di giunta che fa riferimento alla festa dell'albero, un'usanza che non in tutti i comuni d'Italia viene portata avanti per dare importanza a quello che è l'ambiente e quindi anche dare coscienza ai bambini, perché fa riferimento soprattutto alle scuole e per il tema ambientale. E allo stesso tempo insieme al Dipartimento Ambiente sto partecipando al piano di deforestazione urbana, che è un progetto che prevede l'impianto di ulteriori alberature sul territorio del Comune di Roma, nello specifico nei parchi, e quindi la collaborazione è quella di definire le aree in cui effettuare le nuove piantumazioni. Tutto questo in coordinamento con l'ufficio giardini, perché? Perché in molti di questi parchi ci sono delle alberature che sicuramente necessitano degli interventi di messa in sicurezza, quindi è l'occasione di dimostrare che si possono magari togliere quegli alberi che vengono ritenuti pericolosi e ripiantarli allo stesso tempo. La realizzazione del giardino Rainbow, quello che potete vedere qui di fronte al municipio, è un esempio di come si possono riqualificare le aree con poco, in una visione completamente differente di quello che è l'idea del decoro urbano. La realizzazione dell'area cani presso il parco di via Francesco Gentile, un'altra richiesta che comunque veniva parte da cittadinanza, perché come ben sapete è importante che vengano soprattutto all'interno dei parchi definite le aree dove c'è lo sgambamento dei cani, anche per un discorso di deiezioni canine, e lasciare libero l'altro lato. Quello che viene effettuato quotidianamente è l'interfacciamento col servizio giardini per le segnalazioni delle problematiche e delle criticità, quindi verifica di alberature critiche e potatura di quelle invasive. Per quanto riguarda invece l'ufficio del verde, quindi l'ufficio municipale, allo stesso modo il rapporto è quotidiano e infatti si fanno interventi di manutenzione del verde verticale relativo alle potature delle alberature per quanto riguarda i plessi scolastici e per tutte le altre aree l'orizzontale, finalizzato sempre alla riduzione del rischio nelle aree verde pubbliche e al mantenimento del decoro. Altra attività sono la segnalazione di discariche abusive, un problema che è notevole sul territorio. Ripristina la funzionalità delle fontanelle stradali e dei parchi. Spesso, purtroppo, accade che alcune fontanelle vengono addirittura vandalizzate, quindi comunque l'attività è quella di avere un monitoraggio completo e attraverso il rapporto diretto con ACEA quello di effettuare il recupero di queste fontanelle. Si sa, un'altra notizia è il seguito l'iter per l'adozione del parco di Villa Flaviana. C'è stata una sentenza del TAR che ha sbloccato la situazione, per cui diciamo che in un certo senso può essere riaperta la valutazione ad esempio dell'adozione di quell'area e comunque della riqualificazione di quel territorio, molto importante sia per i reperti archeologici trovati che per quello che comunque rappresenta come un intermezzo tra la realtà di Cinecittà Est, che comunque dal punto di vista urbanistico è molto congestionata, parlo per il cemento, e quello che è via Tuscolana, sarebbe importantissimo. E poi l'istituzione dell'albo dei volontari del verde, comprensivo da parte del municipio la copertura assicurativa. Per quanto riguarda AMA, c'è una stretta collaborazione quotidiana con il referente di zona, per cui vengono effettuate continuamente segnalazioni degli accumuli dei rifiuti, la mancata spazzatura stradale che prima anche Salvatore Vivace rappresentava, perché poi in realtà se non è garantita in un determinato programma, in una determinata cadenza, poi quello che avviene è che troviamo quelle situazioni di allagamenti. L'abbandono delle gare dei rifiuti ingombranti, purtroppo, lo vedrete tutti quanti, lo vediamo tutti, accade troppo spesso che ancora nel nostro municipio abbiamo notevoli abbandoni di rifiuti, anche provenienti a volte da centri, da attività commerciali. Per quanto riguardava il discorso che faceva anche la Presidente Ariano, la ricollocazione dei cassonetti, ho fatto richiesta anche io di avere il piano di posizionamento dei cassonetti, perché è un'attività importantissima sapere dove sono collocati e capire come sono stati collocati, anche perché quello può permetterci poi di, in funzione di eventuali pedonalizzazioni, possiamo capire esattamente dove spostarli facendo le cose con una logica. E infatti, oltretutto, proprio per la situazione dei rifiuti, abbiamo richiesto un'apertura di un tavolo con la dirigenza AMA, sia per quanto riguarda la situazione dei rifiuti attuali, che per quanto riguarda l'estensione della raccolta porta a porta extra GA e le zone limitrofe, ovvero partendo dal
progetto di Morena, che comunque dimostra che il porta a porta porta a un decoro diverso rispetto ad altre zone come i Cassonetti, è importante fare l'estensione. Il decoro urbano, al momento stiamo effettuando, attraverso la possibilità che ci ha dato il Dipartimento, quindi il Comune di Roma, delle stecche e delle panchine presso le aree municipali e all'interno dei parchi, con l'aiuto anche delle associazioni presenti sul territorio, e stiamo effettuando la georeferenziazione e la quantificazione dei veicoli abbandonati nel territorio municipale a seguito dell'avvio del nuovo bando per l'appalto delle rimozioni, così che sia possibile dare l'elenco esatto in modo completo della situazione nel municipio. Io aggiungo anche che l'aumento dei fondi in relazione al tema del verde urbano ha permesso una maggiore capillarità degli interventi e una maggiore capacità al fine di mitigare il rischio in tutte quelle situazioni che prevedono una velocità e garantendo anche una cura costante dell'ambiente. L'esempio è stato dato in questo periodo estivo, infatti è stato permesso di procedere allo sfalcio di circa 500.000 metri quadri di aree verdi anche dipartimentali, con l'obiettivo finale di determinare una notevole riduzione del rischio incendi. Nella riprogettazione delle aree verdi, questa è una mia visione, ritengo importante gli aspetti ecologici e la valutazione della tipologia degli impianti e allo stesso tempo la dislocazione degli stessi affinché sia possibile ricreare ambienti il più vicini alla natura. L'istituzione dell'albo del verde, dei volontari del verde, invece rappresenta un passo avanti, un avvicinamento nei confronti della volontà della cittadinanza di sentirsi parte attiva in un processo di riqualificazione e mantenimento dell'ambiente che lì e ci circonda. La copertura economica dell'assicurazione è indice di sensibilità e di rispetto nei confronti dei volontari stessi. L'intervento di riqualificazione delle aree giochi dà la possibilità alla cittadinanza, allo specifico ai bambini, di riacquisire le proprietà di quelle stesse aree come spazi dove trascorrere il tempo in modo sicuro e gioioso. Gli interventi di messa in sicurezza attraverso l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati rappresentano interventi di cura che un'amministrazione deve avere nei confronti di tutte quelle categorie più deboli, ed è per questo che nella maggior parte dei casi si procede in via prioritaria alla realizzazione degli stessi presso i plessi scolastici e in futuro anche di fronte ai parchi, dove sarà possibile, poi effettuando comunque gli studi per quello che riguarda il trasporto pubblico. Ritengo prioritario il tema del decoro urbano e conseguente il fatto che l'aspetto estetico sia fondamentale. La situazione che riscontriamo quotidianamente per quanto riguarda il tema rifiuti mi spinge costantemente alla ricerca di un ordine, non solo visivo, ma anche sanitario, ed è per questo che ritengo fondamentale il proseguimento dell'estensione del porta a porta in tutte quelle aree del municipio, che per caratteristiche territoriali e urbanistiche già di per sé si prestano a tale attività. Come assessore municipale la mia delega non permette un controllo diretto sul tema rifiuti, ma questo non sta a significare che non si possa essere comunque parte attiva nei processi di valutazione e pianificazione dei progetti, ed è per questo che ritengo fondamentale la richiesta della creazione di isole ecologiche mobili da pianificare nel territorio con cadenza regolare. È importantissimo quello che già è stato sollevato tutti quanti, il discorso del decentramento amministrativo. Grazie a tutti. Grazie a lei, Assessore De Sisti. È iscritto a parlare il Presidente della Commissione Quarta con deleghe politiche sociali, politiche abitative, il Consigliere Principato Antonio. Grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. La visione e l'idea di un municipio attento ai più deboli non può non essere il cardine dell'azione di governo. Con queste parole abbiamo introdotto il nostro programma municipale sulle politiche sociali. Il compito politico del municipio ha nella sua stessa natura un dovere etico, la tutela delle fasce più deboli. Con queste parole la Presidente Lozzi ha introdotto le linee programmatiche sulle politiche sociali di questo governo. Ed è su queste parole che ho cercato di incentrare il mio lavoro nel ruolo di Presidente, con il desiderio di indirizzare l'amministrazione a rispondere ai bisogni delle persone al fine di rimuovere e superare le difficoltà che possono incontrare nella propria vita. Possiamo considerare i servizi sociali erogati suddivisi in 4 macro aree: area minori, area anziani, area adulti, area disabilità. Area minori. I lavori del secondo anno sono iniziati affrontando il tema casa e famiglia e affidamento familiare, un punto del nostro programma del quale leggo un piccolo estratto. La nostra società dovrebbe fungere da elemento di supporto della crescita e, dove questa sia esposta a rischi, diventare elemento di protezione soprattutto per quelle fasce di popolazione particolarmente vulnerabili. L'idea portante di cui il Movimento si fa carico alla base dell'azione in tale ambito è la convinzione che vada evitata per quanto possibile l'enucleazione del bambino dalla famiglia,
soprattutto nei casi in cui vi siano esclusivamente motivi economici alla radice del problema. Siamo partiti da un'analisi dei dati su case famiglie e affidamenti, ma per affrontare con la giusta attenzione un argomento così delicato, ho ritenuto opportuno effettuare dei sopralluoghi sulle strutture. Su questi temi ci stiamo muovendo in coerenza con il nostro programma. Sull'affido familiare è in pubblicazione il bando per un progetto, Affidiamoci, attraverso il quale stiamo incentivando la promozione dell'affido temporaneo con contestuale recupero del nucleo d'origine, laddove possibile, quale alternativa all'istituzionalizzazione. Con la stessa logica stiamo portando avanti un progetto di semi-autonomia denominato Gate 7, realizzato dall'assessorato a seguito di una mozione di iniziativa della maggioranza approvata in consiglio per l'inserimento delle donne con minori in un progetto di vita indipendente, grazie al quale non vivranno più in un ambiente istituzionalizzato ma in una casa, supportati da figure preposte per raggiungere un'autonomia lavorativa e una reintegrazione a livello sociale. Area anziani. Abbiamo dedicato un continuo ascolto attivo ai membri dei centri sociali anziani perché crediamo che la terza età sia una risorsa per la comunità. Nell'ultimo anno in particolare è stato fatto un enorme lavoro con il supporto degli uffici per il rinnovo degli organi di gestione. È stata istituita inoltre la sezione bocciofila Giuseppe Mestici presso il centro sociale anziani Spartaco, un'occasione per unire due realtà di aggregazione sociale cogliendo l'opportunità di interscambio tra i due centri. Nell'ambito di quest'area, altri tre importanti temi di commissione hanno generato azioni innovative tuttora in corso. Primo, attraverso la presidenza della Commissione Lavori Pubblici abbiamo richiesto all'ufficio tecnico una relazione sullo stato manutentivo dei centri sociali anziani, un documento inesistente fino ad ora, che ci consentirà di avere una prima mappatura sostanziale di tutte le strutture. Secondo, è stato avviato un lavoro congiunto tra la Commissione Sociale, Patrimonio e Lavori Pubblici, con il supporto del coordinamento municipale, di ricognizione sulla dotazione informatica dei centri sociali anziani, anche in questo caso un'assoluta novità. Terzo, riqualificazione dell'area di Villa Fiorelli. Siamo partiti dall'audizione dei responsabili degli uffici municipali per una ricostruzione della storia del centro. A seguire abbiamo audito il Dipartimento per informazioni sul progetto e abbiamo concluso con un sopralluogo alla presenza di tutti gli uffici municipali e comunali coinvolti insieme a cittadini e associazioni. La Giunta ha preso in carico e ha inviato una richiesta per il completamento del centro sociale anziani, la ristrutturazione dei manufatti annessi e la riqualificazione ambientale e vegetazionale del parco. La parte relativa al verde è andata a bando e per il centro entro l'anno sarà effettuato l'affidamento per la progettazione. Concludo sul tema con il centro sociale anziani Cinecittà. In questo caso abbiamo proceduto alla demolizione del manufatto abusivo costruito negli anni precedenti al nostro governo e realizzato al suo posto dei parcheggi rosa dedicati alle mamme in dolce attesa. Sono stati conclusi i lavori di messa a norma del centro e restituiremo a brevissimo agli iscritti la totalità degli spazi. Area adulti. In quest'area nell'ultimo anno ci siamo occupati di fragilità sociale estrema. Partendo da un'analisi dei dati sulle persone senza fissa dimora, abbiamo approfondito i servizi sociali quali residenze fittizie, mense sociali e supporto alla povertà estrema. A metà anno è stato ripreso in commissione un progetto sulla realizzazione di punti solidali nei mercati per la ridistribuzione delle eccedenze. Abbiamo fornito supporto cercando di individuare il target e analizzare i bisogni, valutando la possibilità di attivare strumenti sociali dedicati. Un tavolo operativo tra sociale, ambiente e commercio che ci ha portato a depositare una mozione di nostra iniziativa approvata il mese scorso in Consiglio. Sul tema delle politiche abitative abbiamo approvato una proposta della maggioranza indirizzata al Comune sul diritto all'abitare e qualche mese fa abbiamo espresso parere favorevole su una delibera della maggioranza capitolina per l'erogazione del sostegno socio-economico finalizzato al superamento delle emergenze abitative. Area disabilità. L'articolo 20 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità recita: «Gli Stati membri adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile». Ed è su questo tema in particolare che ci siamo soffermati nell'ultimo anno. Il 1 febbraio 2018 abbiamo presentato una mozione di iniziativa della maggioranza e votata da tutte le forze politiche per impegnare la Giunta ad avviare un progetto pilota contro l'occupazione abusiva degli stalli di sosta riservati a persone con disabilità.
La risposta della Giunta non si è fatta attendere e in tempi rapidissimi è partita la sperimentazione dei primi dispositivi e l'apertura di un tavolo con Polizia Locale, Agenzia Mobilità e Dipartimento per un aggiornamento dei permessi rilasciati e la realizzazione di una mappatura sul territorio degli spazi dedicati, una procedura non eseguita per anni. Nel contempo sul tema abbiamo convocato gli uffici dell'area socioeducativa sollecitando a porre in atto tutte le azioni necessarie per semplificare e accelerare le procedure. All'interno della stessa area abbiamo proposto e approvato una risoluzione di iniziativa del nostro gruppo e condivisa con la Commissione Commercio per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali. Sullo stesso tema, dopo aver esaminato un progetto della cittadinanza, abbiamo dato impulso alla Giunta generando un'analisi più approfondita sulla materia, a tal punto da diventare una linea guida nella programmazione e realizzazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso interventi concreti sul nostro territorio. Successivamente abbiamo lavorato con la Commissione Terza al nuovo regolamento sul trasporto per le persone con disabilità, e sentiti il Disability Manager di Roma Capitale, i cittadini e la Consulta per la Disabilità, ci siamo espressi favorevolmente con alcune condizioni, prima fra tutte che si ampliasse la platea dei destinatari, includendo tutte le disabilità, perché nessuno deve rimanere indietro. Sono in cantiere inoltre dei progetti di mobilità solidale dedicati alle fasce più deboli, per i quali abbiamo iniziato ad approfondire le realtà esistenti in collaborazione con la Commissione Terza. Riguardo al tema delle discriminazioni, abbiamo depositato un atto sulla Giornata Internazionale contro l'omotransfobia per promuovere campagne di sensibilizzazione al rispetto delle identità sessuali. La Giunta ha lavorato alacremente sull'argomento e in primavera abbiamo inaugurato l'installazione dell'opera Svelatamente in memoria di tutte le persone vittime dell'Olocausto, incluso LGBT, e il Giardino Rainbow, un segnale forte contro ogni tipo di discriminazione. Successivamente abbiamo audito l'Osservatorio sull'azzardo costituito su nostra proposta e negli ultimi due mesi abbiamo avviato una discussione sul coworking, quale opportunità di condivisione di spazi di lavoro e di esperienze, che ci ha portato a depositare una mozione di nostra iniziativa, attualmente in iter, che impegna la Giunta a destinare dei locali da adibire a tale scopo. Abbiamo concluso i lavori del secondo anno con una relazione degli uffici sullo stato dei servizi di segretariato sociale e punto unico d'accesso, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti condivisi con l'assessore affinché possano essere considerati quale indirizzo nelle scelte da intraprendere per un'ottimizzazione del servizio offerto ai cittadini. Vorrei concludere questa relazione con un ringraziamento a tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia, ai membri della Commissione, alla Presidente Lozzi, all'Assessore alle Politiche Sociali Veronica Mammì e alla Giunta tutta per la collaborazione, agli uffici di segreteria, consiglio e commissioni e a quelli afferenti l'area socioeducativa per il sostegno amministrativo. Grazie. Grazie a lei Presidente, è preposta la Commissione Quarta, l'Assessore Veronica Mammì, a lei la parola, grazie. Buongiorno a tutti, allora io ho strutturato la mia relazione in questo modo, verranno proiettate delle slide che rappresentano, diciamo, il nostro programma municipale e su ogni punto verrà illustrato l'obiettivo che c'era da programma, gli atti presentati dalla Giunta rispetto a questo tema e le azioni intraprese per realizzare l'obiettivo. Io farò dei focus su ogni punto, naturalmente sulle slide c'è tutto molto più dettagliato e molto più articolato dal punto di vista tecnico, quindi magari ascoltando e vedendo potrete avere una visione completa del lavoro che è stato fatto. Io ringrazio innanzitutto la Presidente, i colleghi della Giunta, tutti i consiglieri e soprattutto i presidenti delle commissioni che hanno le mie deleghe, quindi la consigliera Lazzazzera e il consigliere Principato, perché grazie al lavoro che abbiamo fatto di accordo e
di collaborazione, questi risultati sono il frutto di, insomma, di un lavoro congiunto. Allora, per quanto riguarda il piano sociale municipale, diciamo che dopo 13 anni si avrà finalmente un piano sociale municipale. Il percorso che ha portato alla sua realizzazione è iniziato a maggio di quest'anno, sulla base delle indicazioni appunto fornite sia dall'assessorato capitolino che da delle direttive di giunta da noi attuate, una sulle linee guida per la stesura del nuovo piano del welfare del territorio e l'altra sulla costituzione dell'ufficio di piano, abbiamo dato avvio a questo percorso, un percorso partecipato, un percorso di coprogettazione. Abbiamo fatto 3 incontri tematici con la ASL, con le parrocchie, con i CDQ, con i dirigenti scolastici, con i rappresentanti dei genitori e degli studenti, con i centri sociali anziani, con le associazioni accreditate del terzo settore e con il privato sociale, con le sigle sindacali, perché appunto crediamo fortemente nella condivisione, nella coprogettazione, nella partecipazione dei cittadini ai processi della governance, e quindi chi più di loro poteva indicarci quali erano i bisogni del territorio. Oggi pomeriggio si terrà un incontro per l'acquisizione dei pareri da parte dei sindacati e del terzo settore sulla bozza del piano sociale, che ha avuto già l'acquisizione del parere favorevole da parte del Dipartimento e da parte della ASL. E nei prossimi giorni proseguiremo l'iter che porterà, spero, nei primi di dicembre a conclusione di questo percorso, quindi verrà fatta una delibera di giunta, verrà portato la delibera e il piano sottoposto al parere della Commissione e poi infine all'approvazione da parte del Consiglio. E quindi questo è un primo punto. Il secondo sono i punti allattamento e parcheggi rosa. Allora, diciamo che questo tema è stato portato da un'iniziativa appunto delle commissioni preposte e dei consiglieri tutti, e finalmente l'8 marzo e il 10 maggio scorsi abbiamo inaugurato 2 punti allattamento e cambio negli spazi anagrafici del nostro municipio, uno nella sede di Cinecittà e uno nella sede di Fortifiocca. Quindi le mamme ad oggi, venendo al municipio settimo, avranno uno spazio tutto loro dove poter prendersi cura dei propri bimbi in una totale serenità e tutelati appunto da una privacy. Un'iniziativa appunto a sostegno della maternità, una piccola area allestita e arredata per la privacy, per la praticità delle mamme, che consentono loro di coniugare quel ruolo di madri e anche il ruolo di cittadini fruitori di servizi. Questo progetto denota ancora una volta quella che è la vicinanza da parte della nostra amministrazione alle neomamme e in generale alle donne che hanno dei figli, perché appunto è stata proprio nostra intenzione quella di mettere a disposizione degli spazi pubblici al loro servizio. Quindi questo è un obiettivo secondo me importante che è stato raggiunto. E poi un altro punto, parliamo dell'assistenza domiciliare. Allora, nessuno deve rimanere indietro, non è per noi solo uno slogan, ma un obiettivo da perseguire in tutti gli ambiti e soprattutto nel settore dell'assistenza domiciliare. I cittadini con i loro bisogni, con le loro necessità e le loro richieste di aiuto sono per noi una priorità, sono al centro della nostra politica. Il primo obiettivo quando siamo entrati, quando ci siamo insediati, è stato quello di fare prima di tutto chiarezza su questo argomento, perché io credo che da una gestione trasparente ed equilibrata dei servizi nasce anche la possibilità di garantire dei servizi di qualità. E quindi dall'analisi della situazione rispetto all'assistenza domiciliare è emerso quanto segue. Questo io vorrei sottolinearlo perché è un passaggio importante e fondamentale che ha fatto la nostra amministrazione su questo tema. Tutti o in gran parte le persone che erano in carico in assistenza domiciliare non erano stati valutati o rivalutati secondo la normativa vigente, cioè non eravamo a norma di legge. Quindi il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di fare un lavoro di concerto insieme con la ASL di un anno per valutare e rivalutare utenti in carico in lista d'attesa, in assistenza domiciliare diretta ed indiretta, e siamo arrivati a quest'anno che siamo riusciti a rivalutare tutti gli utenti in SAISA, quindi assistenza domiciliare anziani, tutti gli utenti, le persone, i bambini in assistenza domiciliare SAISH minori, e stiamo procedendo alla rivalutazione degli utenti SAISH adulti. Quindi abbiamo fatto questo lavoro di
questo lavoro. Un altro grande lavoro è stato fatto per quanto riguarda le liste d'attesa. Questo è un punto fondamentale, perché pensate che quando noi siamo arrivati c'erano circa un centinaio di persone in lista d'attesa che non solo aspettavano di essere prese in carico, ma quantomeno di essere valutate. Quindi avevamo delle mere liste senza dei nominativi. Diciamo che al servizio sociale queste persone erano dei meri sconosciuti, erano solo stati inseriti in una lista senza essere stati valutati. Abbiamo fatto anche questo lavoro, portato a termine e portato a casa. Quindi siamo partiti nel valutarle, grazie ad un'attenta analisi da parte del mio collega assessore Comis al bilancio, che ha fatto appunto una valutazione importante rispetto alla situazione economica, è stato possibile reperire quasi 400.000 euro e abbattere del 55% le liste d'attesa in un solo anno del SAISA, dell'assistenza domiciliare anziani, prendendo in carico 81 persone su 148, cioè persone che, ripeto, erano dei meri sconosciuti e che non erano state neanche valutate e aspettavano da 12 anni. Quindi una risposta che questa amministrazione ha dato. Infine ci si è resi conto che gran parte delle persone in carico erano in assistenza domiciliare diretta e nonostante chiedessero il passaggio all'indiretta, senza visto a spiegare la diretta e l'indiretta, sennò perdiamo troppo tempo, però chiedevano questo passaggio che gli avrebbe consentito di avere più ore e più servizi, mantenendo lo stesso budget economico, non veniva concesso. Questa cosa per noi è risultata assurda quando siamo entrati, cioè persone che chiedevano il passaggio, persone che potevano fare il passaggio, non gli veniva concesso. Quindi anche qui non solo abbiamo favorito il passaggio all'indiretta, ma abbiamo fornito anche uno strumento alle persone con disabilità per favorire l'accesso all'indiretta. In che modo? C'erano tantissime persone che avrebbero voluto fare il passaggio all'indiretta ma non sapevano come cercare, come reperire un assistente che si prendesse cura di loro, e quindi abbiamo istituito un registro degli assistenti familiari alla persona che permetterà loro di essere facilitati e avere una garanzia rispetto a chi si prenderà cura di loro, perché saranno persone iscritte ad un registro municipale. La pubblicazione del registro avverrà nelle prossime settimane. Poi, andando avanti, case famiglie e affidamento familiare. Come diceva il consigliere principato, uno degli obiettivi della nostra amministrazione è quello di cercare di evitare quanto più possibile l'istituzionalizzazione in case famiglia o in altre situazioni. Quindi noi quest'anno che cosa abbiamo fatto per incentivare questa cosa? Non solo stiamo per andare in pubblicazione, come diceva il consigliere, stiamo andando in pubblicazione sul bando relativa all'affidamento familiare, che incentiverà le famiglie a fare affidamento, ma abbiamo lavorato ad un progetto che prende il nome di Gate 7. Gate 7 che cos'è? È una casa di semiautonomia per l'accoglienza di donne sole o con figli. Ci tengo a sottolineare che questo progetto è stato fatto in grande collaborazione con l'assessorato al patrimonio e al bilancio, sempre l'assessore Comis, che non solo ha trovato un immobile confiscato alla mafia, l'acquisito a patrimonio, e ci stiamo facendo, gli stiamo dando un valore sociale facendo questo progetto, ma ha anche trovato i fondi per poter realizzare il progetto. E quindi stiamo creando questa casa di semiautonomia, quindi queste donne che hanno bisogno di interventi mirati, che ad oggi sono, noi abbiamo circa 15 nuclei madre e bambino ad oggi in casa famiglia, che ci costano più o meno dai 74 ai 230 euro al giorno. 15 nuclei ci cubano in un anno quasi 650.000 euro. Noi con 60.000 euro riusciremo a sistemare due nuclei madre e bambino, togliendoli dalle case famiglia e mettendoli in una casa di semiautonomia, dove seguiti da persone formate, preposte, potranno avviare un percorso di autonomia lavorativa, sociale e abitativa. Gli stiamo dando l'opportunità di poter rendersi, di poter emanciparsi, perché vogliamo uscire da quella che è la logica dell'assistenzialismo puro. Dobbiamo smettere di ragionare sull'emergenza, dobbiamo lavorare affinché sulle persone vengano fatti veramente dei progetti di vita e non puro assistenzialismo. Quindi questo è un altro tema, secondo me, che merita la nostra attenzione.
faccio un piccolo accenno sul fatto che stiamo lavorando per reperire altri immobili, ma questo già l'ha detto il mio collega, per cercare di incrementare quanto più possibile questi progetti, perché non solo rappresentano un risparmio economico per la nostra amministrazione, ma permettono appunto di uscire da queste logiche assistenziali. Quindi il prossimo anno dedicheremo anche ad altri progetti come questo. Servizio EPA, l'assistenza educativa culturale e scolastica. Allora, quando ci siamo insediati, i bambini con disabilità che necessitavano di assistenza scolastica venivano garantite dalle 6 alle 8 ore settimanali di assistenza. Naturalmente un quantitativo ore insufficiente per garantire quella che è l'assistenza, diciamo, minima a questi bambini con disabilità. Ci siamo messi subito al lavoro e già dal 2017 siamo arrivati a erogare una media di 10 ore settimanali, che anche qui non sono sufficienti, ma sono un passo in più rispetto a quello che era il passato, e siamo arrivati fino a 12-15 ore nei casi più gravi. E tendo a mettere un punto su una cosa importante: siamo arrivati ad erogare più ore nonostante il numero dei bambini, da 450 che erano all'inizio del 2016, sono arrivati a circa 600 oggi. Quindi, nonostante 150 bambini in più, noi abbiamo non solo garantito lo storico, ma abbiamo aumentato le ore di assistenza. Quindi da gennaio poi la nuova normativa ci impone di realizzare un progetto individuale per ogni bambino in assistenza. Qui ci siamo messi subito al lavoro e abbiamo fatto una direttiva di giunta che dà mandato agli uffici di organizzare un tavolo interistituzionale municipio e ASL per creare una modulistica per avviare la valutazione dei PAI di questi bambini, in modo che così possiamo anche in qualche modo valutare e migliorare il servizio che viene offerto, quindi vedere veramente di che cosa c'è bisogno, prevedendo quindi anche diverse tipologie di intervento che siano più possibili rispondenti a quelle che sono le esigenze dei bambini, perché non è detto, cioè non è solo erogare ore che dà la qualità del servizio, ma il modo in cui si erogano, cioè le tipologie di intervento che vengono impiegate. Vado avanti. Allora, la 285. La 285 è uno dei, diciamo, abbiamo diversi progetti che vengono finanziati dalla legge nazionale 285 del 97, quella per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Allora, quelle che sono state in generale le azioni intraprese da parte di questa amministrazione. Oddio, scusate, l'ho spostato prima o adesso, non mi sono accorta, vabbè, speriamo che si sentiva. E allora, per quanto riguarda la 285, diciamo che le azioni in generale intraprese su questo tema sono state quella di intanto fare bandi biennali che consentano di avere più respiro e non stare ogni anno a fare pubblicazioni di manifestazione di interesse, commissioni di valutazione, aggiudicazione, cioè non fai in tempo a finire una gara che devi ricominciare, e quindi abbiamo cercato di fare una programmazione che dia più ampio più respiro e ci consenta anche di valutare meglio i servizi, perché più sono duraturi nel tempo e più tu hai modo di valutare la qualità e fare un monitoraggio vero e serio sul servizio erogato. Quindi bandi biennali, ridistribuzione dei servizi sul territorio, perché quando siamo entrati ci siamo resi conto che la maggior parte dei servizi, stiamo parlando di centri di aggregazione giovanile, ne abbiamo tre ludoteche di cui una diffusa e due centri famiglia, erano distribuiti in gran parte nel territorio dell'ex nono, e la parte dell'ex decimo e l'extra gra non erano, ce n'erano a malapena due. Quindi abbiamo cercato di ridistribuire equamente, per quanto fosse possibile, i servizi in tutto il territorio del municipio, così da non fare differenze tra i due territori, visto che ad oggi è uno solo. Poi abbiamo utilizzato risorse patrimoniali laddove possibili, questo sempre grazie al lavoro fatto dal mio collega. Faccio l'esempio, sì, lo ringrazio sempre, perché il nostro lavoro è costantemente fatto in collaborazione con tutta la squadra, ma con lui lavoro di più perché naturalmente le nostre deleghe in qualche modo si incastrano bene. Quindi lui ha trovato
diversi immobili, come per esempio quello che ha messo i fondi per ristrutturare diversi immobili nei quali abbiamo realizzato dei progetti della 285. Faccio un esempio, quello a Villa Lazzaroni, la stecca di Villa Lazzaroni, quella di fronte alla sede del municipio, che erano gli ex uffici politici lasciati completamente all'abbandono. Abbiamo rivalutato un patrimonio municipale e dato vita ad un progetto bellissimo di integrazione sociosanitaria di cui vi parlerò a breve. Ha preso i locali di via Marco Dino Rossi, insomma, diciamo, ha fatto un grande lavoro rispetto all'acquisizione degli immobili. Questo che cosa ci ha consentito però? Qual è il risvolto sociale su questo, sull'acquisizione di immobili e il patrimonio? Che ci ha permesso a noi nei bandi di poter scaricare tutti quelli che erano i fondi che noi destinavamo per gli affitti alle strutture, agli enti gestori che prendevano in affitto le strutture per realizzare i servizi. Questo ci ha permesso di investire invece sugli operatori, sul servizio stesso e non sui costi della gestione. Questo è un passaggio importante, è un recupero dei fondi e una valorizzazione dei servizi e del patrimonio. E poi un'altra cosa importante che è stata fatta è le linee progettuali. Abbiamo rivisto completamente le linee progettuali della 285 per renderle più rispondenti a quelle che sono le mutate esigenze dei giovani e delle famiglie di oggi e dei bambini di oggi. Tanto che abbiamo dato un'attenzione al bullismo, alla devianza, alle nuove dipendenze, all'omotransfobia, ai disturbi alimentari, alle dipendenze, alla dispersione scolastica, alla promozione dell'educazione dei sentimenti. Diciamo che abbiamo cercato di fare un focus, cercando di dare attenzione alle linee progettuali. E poi abbiamo creato delle reti interistituzionali tra scuole, municipio e ASL, perché l'integrazione e il lavoro di squadra tra i vari enti e istituzioni permette una qualità, una riuscita migliore dei servizi. Vi parlerò infatti di Scolè. Scolè rappresenta diciamo un figlio per me, nel senso che ci ho lavorato tantissimo in questo progetto e lo sento veramente importante, perché è un progetto di integrazione sociosanitaria forte, in quanto appunto all'interno di Scolè non solo c'è il centro d'aggregazione, ma c'è tutta una parte, tramite la firma di un protocollo che abbiamo fatto con l'ASL, tutta una parte dedicata alle consulenze specialistiche su varie tematiche da parte dell'ASL, e soprattutto c'è un lavoro con le scuole importante di coinvolgimento dei ragazzi all'interno di questo servizio. Diciamo che Scolè si suddivide in tre poli di interesse: quello culturale, quello sociale e quello della formazione e dell'ascolto. E l'ASL ha il compito di garantire quelle che sono le consulenze e gli interventi dedicati a tematiche come dipendenze, bullismo, quelle che ho elencato prima, perché per un ragazzo avere un punto di riferimento che non sia solo un riferimento per passare il tempo, ma un riferimento anche in un momento di bisogno, di promozione del benessere, è importante, soprattutto in un momento come quello di oggi, in cui le crisi di identità sono all'ordine del giorno, visto una società che è in continua trasformazione. E quindi niente, questo era un altro aspetto. Poi naturalmente stiamo lavorando anche per sulla 285, stiamo cercando di caratterizzare ogni servizio con delle peculiarità. Quello a Marco Dino Rossi lo vorremmo incentrare, anche grazie all'azione dei consiglieri, su politiche relative su interventi relativi alle politiche giovanili. Quello a Belloni invece più rispetto ad aspetti educativi e scolastici, quello di Scolè più ad integrazione sociosanitaria. Quindi diciamo che stiamo anche cercando di caratterizzare questi servizi in modo da avere dei punti di riferimento chiari se c'è bisogno di qualcosa. Questo l'ho detto, forse, ok, questo fatto. Pari opportunità. Allora, sulle pari opportunità ne ho parlato prima, abbiamo istituito il registro delle associazioni, movimenti e organizzazioni di genere, è stata fatta la settimana contro l'omotransfobia, è stato aperto uno sportello antiviolenza nel nostro municipio, perché il nostro municipio è stato uno dei tre municipi di Roma che ha vinto il bando regionale e si è aggiudicato l'apertura di uno sportello antiviolenza che è situato alla sede di Fortifiocca. Questo è un punto molto importante,
visto che ad oggi abbiamo un numero altissimo di donne vittime di violenza, e avere un punto, un riferimento anche nel nostro territorio, vista anche la mole di popolazione che abbiamo, era importante. Realizzazione dei vari giardini, e poi infine l'ultima cosa di cui vi volevo parlare erano i protocolli e i progetti in essere. Proprio due minuti. Allora, stiamo lavorando, quello che ho detto prima è che secondo me l'integrazione, il lavoro di squadra fra le varie istituzioni è molto importante, però per farlo bisogna sancirlo con degli atti. Allora, quindi sto cercando di lavorare a stretto contatto con l'ASL per avviare tutta una serie di protocolli che spero porteranno poi ad un accordo quadro su varie tematiche. Sto lavorando sui protocolli per i vari centri diurni che abbiamo, quello per disabili minori, quello per gli adulti e quello per l'Alzheimer. Abbiamo già portato a casa, diciamo, il protocollo per il centro diurno per disabili minori, e siamo in fase di ultimazione per gli altri due. Abbiamo creato una cosa importante su cui stiamo lavorando, è il tema dei ritirati. I ritirati sono ragazzi che abbandonano la scuola, si ritirano dalla vita sociale, si chiudono nelle proprie case e sviluppano tutta una serie di purtroppo di anche patologie e psicopatologie che poi rendono difficile il reintegro nella società. Sono i famosi Kikomori, una sindrome che nasce in Giappone che però adesso ha preso veramente tanto piede in Italia, un tema che però ancora è poco sentito e poco trattato. Siccome è un tema che invece sul quale mi sono confrontata molto, tanto da portarlo anche come tesi di laurea, è un tema molto importante, e ho cercato di dare un focus anche qui su questo tema. Infatti sto lavorando con l'ASL, la creazione di una rete interistituzionale tra ASL Roma 2 nella WOSD interventi precoci in età evolutiva, noi come Municipio Settimo, il Policlinico Umberto I e l'Università della Sapienza, per la creazione di una rete interistituzionale che permetta, che avrà poi un focus, diciamo, anche a livello pratico nella sede del Centro d'Aggregazione Giovanile Ascolè, che è caratterizzato già da integrazione sociosanitaria, e stavo dicendo, una rete interistituzionale che permetta non solo l'intercettazione di questi casi, ma anche poi la presa in carico globale della persona dal punto di vista sanitario, sociale e scolastico, perché anche le scuole saranno coinvolte in questo percorso, e infine anche dal punto di vista proprio medico, in quanto il policlinico appunto entra in un ruolo importante, e anche universitario, perché poi diciamo che creare materiale scientifico sul tema permette poi anche di in qualche modo di sviluppare, aggiornare la tematica. E io credo di aver finito, ringrazio ancora tutti per la pazienza e l'ascolto, mi scuso se sono stata troppo prolissa, però gli argomenti erano tanti, grazie a tutti. Grazie Assessore Mammì, attendiamo un attimino il Presidente della Commissione Quinta. Eccoci qui. Bene. È iscritto a parlare il Presidente della Commissione Quinta, Scuola, Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Edilizia Scolastica, il consigliere Attilio Giannone. Grazie. Grazie Presidente. Allora, cari colleghi, oggi presentiamo una relazione annuale del periodo, diciamo, dell'ultimo periodo settembre 2018. Allora, la Commissione Quinta si riunisce stabilmente con scansione settimanale per affrontare le tematiche di propria competenza, e dal 12 luglio 2017 la Commissione appunto si riunisce in seduta ordinaria il mercoledì mattina. La composizione della Commissione è ripartita secondo le proporzioni relative alle risultanze dell'esito delle consultazioni elettorali, in 8 componenti in rappresentanza della maggioranza di governo, Movimento 5 Stelle, e 5 in rappresentanza dei gruppi di opposizione, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Noi Super Salvini e Gruppo Misto. Come modalità operativa, la Presidenza della Commissione ha cercato di portare all'attenzione dei componenti temi di interesse, invitando in audizione di volta in volta e quando necessario gli uffici competenti, i dipartimenti, gli uffici municipali, la Polizia Locale di Roma Capitale, Biblioteche di Roma e gli enti interessati, il MIBAC, Parco Regionale dell'Appia Antica, il CONI Lazio, eccetera, per dare la possibilità a tutti i commissari di avere contezza di fatti e normative in modo adeguato.
La Presidenza della Commissione inoltre ha sempre cercato di coinvolgere sui temi di ampio interesse e di impatto sulla cittadinanza la componente civica della società, i comitati di quartiere, la comunità territoriale del settimo municipio, l'associazionismo territoriale, culturale e sportivo, dirigenti scolastici, insegnanti, presidenti dei consigli d'istituto, comitati dei genitori, ritenendo importante la compartecipazione di tali soggetti nel processo decisionale che sovrintende la gestione dei beni pubblici. Grazie, posso proseguire? Sì, prego, scusi. Grazie. Ad oggi sono state convocate 104 sedute di commissione dall'inizio della consigliatura, di cui 50 nel solo periodo nell'ultimo anno. Nel mese di settembre 2017 le attività di commissione sono riprese quindi dopo l'interruzione relativa al periodo estivo con la discussione finale relativa all'istituzione di una programmazione artistica e culturale stabile del Municipio 7. La commissione, dopo un lavoro durato diverse settimane, ha predisposto una proposta di deliberazione con cui si identificano tempi, luoghi e tematiche per una sistematica e permanente programmazione culturale. Il 26 settembre 2017 il Consiglio del Municipio approvava tale deliberazione, la numero 38, avente ad oggetto appunto delibera quadro per l'istituzione, linee guida e regolamento della programmazione artistica e culturale del Municipio VII. La deliberazione rappresenta un importante atto con cui il Consiglio afferma la espressa volontà di investire stabilmente nella cultura, quale strumento utile a favorire la coesione sociale e territoriale attraverso lo sviluppo e l'affermazione dei valori civici, quali l'identità locale, la partecipazione, la solidarietà, il senso di comunità, la cura del bene pubblico e la fiducia istituzionale, e che tali valori possono favorire lo sviluppo locale. Contestualmente veniva approvato il primo atto con cui il Consiglio Municipale, su indicazione della Commissione Quinta, ha dato il proprio indirizzo politico relativamente all'attuazione di eventi culturali da tenersi nel periodo settembre-dicembre 2017, con la mozione numero 13. Nei mesi seguenti la Commissione ha periodicamente lavorato sul tema culturale, individuando date, luoghi e temi per la programmazione di eventi da tenersi nel primo e nel secondo semestre 2018, con le mozioni numero 3 e la numero 19. La Commissione ha lavorato intensamente su questi temi, ritenendo strategico affermare la centralità del Municipio, ente di prossimità, motore propulsore del fermento culturale sul territorio. Finalità della Commissione è stata anche la ricomposizione del dialogo tra istituzioni e associazionismo culturale locale, che è stato costantemente invitato in audizione durante le sedute di Commissione, affinché fosse parte attiva nei processi appunto decisionali. A partire dal mese di novembre 2017 la Commissione ha iniziato a lavorare all'individuazione di una modalità con cui restituire il teatro di Villa Lazzaroni alla cittadinanza. Dopo un sopralluogo al teatro, la Presidenza della Commissione ha avviato un'ampia e approfondita discussione congiuntamente all'associazionismo culturale locale, alle associazioni territoriali e ai comitati di quartieri vicignori per individuare criteri e modalità di affidamento del teatro che ne salvaguardasse la funzione pubblica e sociale e che permettesse al Municipio di mantenerne un controllo amministrativo. Il lavoro ha richiesto un lungo e strutturato iter istruttorio, anche in relazione alla complessità degli obiettivi fissati e alla legislazione vigente. In seguito ad un intenso lavoro svolto in sede di commissione con l'ausilio degli uffici municipali, sentite le associazioni culturali e i comitati partecipanti, è stato predisposto un testo di deliberazione condiviso, che è stato poi approvato ad ottobre 2018. La deliberazione è la numero 63, che è appunto oggetto approvazione delle linee guida per l'affidamento della gestione del teatro di Villa Lazzaroni. Dopo anni di inutilizzo del teatro, la deliberazione approvata rappresenta un importante atto propedeutico e di impulso per gli uffici municipali alla predisposizione delle opportune procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del teatro. Sempre sul tema culturale, tra dicembre 2017 e gennaio 2018 la Commissione ha iniziato la valutazione di una forma di promozione del territorio municipale mediante la istituzione dei distretti culturali, uno strumento di pianificazione territoriale basato sulla valorizzazione delle caratteristiche culturali del territorio municipale. Il lavoro ha preso spunto dalla mozione del Consiglio Municipale numero 10,
quelle che ha come oggetto del 2017, avente ad oggetto sviluppo culturale e turistico del Municipio 7 di Roma Capitale, con cui si è dato avvio ad un progetto sperimentale, tuttora in corso, per la raccolta e la catalogazione dei punti di interesse del Municipio. Il progetto si chiama SPQR, in collaborazione con diversi attori, 10 istituti scolastici di istruzione superiore, assessorati Roma Semplice, Crescita Culturale, Turismo Urbanistica, assessorati alla Scuola e alla Cultura dei Municipi 7 e 5, presidenti della Commissione Cultura, Scuola e Turismo, Capitoline Municipali, Dipartimenti Trasformazione Digitale, Turismo, Programmazione e Attuazione Urbanistica, Sovrintendenza, Biblioteche di Roma, Risorse per Roma, Fondazione Mondo Digitale, MIBAD, Parco Archeologico dell'Appia Antica, Parco Regionale dell'Appia Antica, il Museo APR Tor Vergata e Centro Sperimentale di Cinematografia, finalizzato appunto allo sviluppo turistico e culturale del territorio. Nel mese di marzo 2017 è stata poi indetta un'assemblea pubblica nella sede del Municipio per la presentazione alla cittadinanza di questi distretti. L'iter istruttorio per la loro istituzione è ancora in corso perché il progetto è molto articolato e vedrà la Commissione impegnata nella predisposizione di un atto deliberativo a conclusione dei lavori. Parlando sempre di distretti culturali, la Commissione ha anche approfondito il tema della memoria e del ricordo, caratterizzazione di uno dei distretti culturali, informalmente individuati durante la discussione. A tale proposito, la Commissione ha lavorato su una iniziativa originale e ancora poco diffusa della trasmissione del retaggio storico-culturale attraverso contenitori chiamati capsule del tempo. Il progetto proposto prevede l'installazione di una capsula del tempo della durata di 200 anni per la comunicazione alle generazioni future degli oggetti comuni ai giorni nostri ed altre capsule con scadenza trentennale da sistemare all'interno di alcune scuole del municipio contenenti oggetti che possano rappresentare i sogni, i progetti e le aspettative degli studenti delle scuole del municipio e che saranno chiamate a riempire le capsule. E ci auguriamo che saranno chiamate poi a riaprirle fra 30 anni. Il 19 aprile 2018 il Consiglio ha approvato la mozione numero 11, appunto avente ad oggetto valorizzazione e comunicazione del presente alle generazioni future mediante la creazione di capsule del tempo. Altro tema che ha impegnato notevolmente la Commissione è stata la predisposizione della delibera di programmazione dei centri sportivi municipali per il periodo 2018-2022. Resa necessaria dalla scadenza delle concessioni delle palestre scolastiche a giugno 2018, appunto, e approvata il 24 luglio 2018 di quest'anno. La Commissione ha iniziato a lavorare alla predisposizione della nuova delibera di programmazione secondo quanto previsto dall'allora vigente regolamento, approvato con delibera 263 nel 2004, già dagli inizi appunto del mese di aprile 2018. L'approvazione del nuovo regolamento per i centri sportivi municipali, avvenuta il 12 aprile 2018 con deliberazione di Assemblea Capitolina numero 41, ha determinato l'introduzione di differenti modalità di predisposizione della programmazione sportiva e che ha quindi richiesto un intenso lavoro istruttorio da parte della Commissione. Anche in questo caso la Presidenza della Commissione ha costantemente invitato in audizione la componente civica, nella fattispecie le associazioni sportive locali e le scuole del territorio, per facilitare l'interazione e il dialogo tra le parti. In modo sistematico sono stati affrontati e approfonditi diversi aspetti facenti parte della programmazione sportiva, tra cui la rilevazione delle esigenze e l'indagine sull'offerta sportiva del territorio, la situazione delle palestre rispetto allo stato manutentivo, l'analisi delle richieste di spazi sportivi da parte delle istituzioni scolastiche, gli indicatori principali su cui basare la selezione degli operatori affidatari. Nel susseguirsi in un ritmo serrato delle sedute sono state ascoltate più volte le associazioni sportive e i dirigenti scolastici. Si è tenuto conto dell'indagine sportiva condotta dall'Ufficio Sport e Cultura del Municipio e dei suggerimenti dei commissari, scaturiti dal dibattito costruttivo che ha sempre contraddistinto il procedere delle sedute. Un contributo importante è stato dato dal Comitato Sportivo Scolastico Municipale, già operante nel Municipio a seguito della sua istituzione con deliberazione di questo Consiglio del 22 giugno del 2017. La Commissione si è occupata anche della situazione relativa alla Scuola d'Arte dei Mestieri Ettore Rolli, storica scuola per la formazione artigiana e artistica fondata nel 1875 e presente sul nostro territorio municipale e che all'inizio dell'anno scolastico 2017-18 sembrava potesse andare incontro ad una prossima chiusura. La Commissione ha audito gli uffici dipartimentali competenti e al termine
termine degli approfondimenti resisi necessari per comprendere la situazione della scuola, ha predisposto e presentato un atto di indirizzo votato in Consiglio Municipale a febbraio 2018, la risoluzione 2, avente oggetto salvaguardia della scuola d'arte dei mestieri Ettore Rolli e valorizzazione di tutte le scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale. L'atto ha rappresentato una ferma presa di posizione politica dal chiaro indirizzo di salvaguardia di un'eccellenza presente sul territorio municipale apprezzata dalla cittadinanza. Oggi la scuola rimane ancora in funzione. Abbiamo fatto questo atto importante così come l'abbiamo fatto per gli studi di Cinecittà nel gennaio 2017. Faccio un rapidissimo excursus perché è importante. Con l'approvazione in consiglio della risoluzione numero 2, tutela degli stabilimenti dei lavoratori delle competenze artistiche e artigiane degli studios di Cinecittà e rilancio culturale delle produzioni cinematografiche, che ha aperto la strada appunto ad una collaborazione più stretta tra municipio e gli storici studi cinematografici. Nel corso dell'annualità la Commissione ha trattato diverse tematiche di specificata competenza municipale, ma ha anche studiato e valutato proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta e dell'Assemblea Capitolina, come previsto appunto dal regolamento del decentramento amministrativo, al fine di supportare appunto il Consiglio Municipale nelle espressioni di parere. Si sono avviati inoltre lavori per l'istituzione di una programmazione sportiva analoga a quella artistica e culturale di cui ho parlato prima, che hanno coinvolto anche le componenti civiche, sempre comitati di quartiere, associazioni sportive del territorio, attraverso quindi un'indagine conoscitiva. Sono stati auditi più volte gli uffici municipali relativamente poi all'andamento del servizio di trasporto scolastico, quindi iscrizioni, funzionamento, le criticità. Relativamente alla refezione scolastica si è proceduto ad approfondire l'andamento del servizio con gli uffici municipali competenti più volte, approfondendo il tema del funzionamento dei controlli sia da parte degli uffici municipali ma anche da parte delle commissioni mensa. Insieme all'istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali, poi la Commissione ha avuto la possibilità di approfondire l'offerta culturale delle biblioteche presenti sul nostro territorio municipale, il funzionamento e il loro fabbisogno organico. La Commissione ha seguito il procedimento appunto istruttorio, come dicevo prima, per l'espressione di parere sul testo di 18 proposte di deliberazione degli organi politici centrali sui temi di propria competenza da inizio della consiliatura, di cui 10 solo nel periodo in esame. Questo è quanto, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Presidente Giannone, conferirà per la Commissione Quinta l'assessore Elena De Santis. Prego, a lei la parola. Buongiorno, grazie a tutte e a tutti. Cercherò di essere non breve ma di più, contrariamente a quella che è la mia natura, quindi mi forzerò moltissimo. E diamo alcune parole guida rispetto a quella che è stata l'azione politica che è esecutiva, che è andata ovviamente di concerto e di comune accordo con l'azione non solo del resto della giunta, della nostra presidente, ma anche e soprattutto della commissione quinta e di tutti quanti i consiglieri. Quindi ringrazio in modo particolare il presidente della commissione quinta che ha sempre coadiuvato e sostenuto l'attività dell'assessorato. Lavoro di rete, approccio sistemico, prospettiva intergenerazionale, prospettiva multiculturale e centratura sul territorio, in modo particolare sui territori periferici. Queste sono state, diciamo, per sintetizzare, le parole d'ordine che abbiamo seguito nell'azione di quest'ultimo anno. E le mie deleghe sono scuola edilizia scolastica, cultura, sport e politiche giovanili. Parto proprio dalle politiche giovanili, non solo perché a breve, cioè il 20 di novembre, ci sarà la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che stiamo organizzando insieme per riuscire a riportare al centro della questione le politiche a favore delle giovani e giovanissime generazioni, ma soprattutto perché nel programma politico le generazioni che guardano verso il futuro hanno un'attenzione particolare. Peraltro da aprile di quest'anno Roma ha aderito ufficialmente al programma UNICEF Città Amiche delle Bambine e dei Bambini, nella convinzione che una città che sia in grado di rispondere alle esigenze dei più piccoli è sicuramente una città che è in grado di rispondere alle esigenze di tutti.
Non mi soffermo su tutte le azioni, molte delle quali le abbiamo svolte insieme con l'assessorato e la commissione alle politiche sociali, per cui alcune cose sono già state anticipate. Mi soffermo in particolare, per tener fede al mio buon proponimento, su alcuni progetti. Quello che sta partendo adesso è il progetto di Ludoteca Diffusa ed è un centro ludico educativo di particolare interesse perché rappresenta un esperimento. Rappresenta un esperimento su un territorio che è un territorio a cavallo del GRA, quindi un territorio di periferia, ed è un esperimento intergenerazionale perché davvero quel luogo dove insiste la biblioteca comunale Casa dei Bimbi è una sorta di laboratorio sociale. Ci sono scuole, c'è un parco pubblico, c'è un centro anziani, ci sono diverse realtà del privato sociale e quindi rappresenta una scommessa, portare una ludoteca al di fuori delle pareti di quattro mura, portarla proprio in un giardino, in un parco, fare in modo che, prima si diceva, i bambini, i ragazzi tornino a giocare, ecco, portiamo proprio i giochi all'interno dei luoghi pubblici all'aperto. Questo lo faremo mediante finanziamenti della legge 285 del 97, quindi come misura positiva a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza. È stato da pochissimo perfezionato l'affidamento, per cui il progetto è assolutamente in fiere e in corso di divenire. Sarà interessante il prossimo anno relazionare su quello che è stato effettivamente l'esito di questo progetto, che tra l'altro vede una collaborazione interistituzionale molto importante, quella con l'istituzione Biblioteche di Roma e Centri Culturali, con cui di recente abbiamo proprio siglato un protocollo d'intesa. Peraltro oggi nella nostra Sala Rossa abbiamo ospitato, a seguito di questo protocollo d'intesa, una tappa del Giro del Mondo in 80 giorni di biblioteche, per cui è venuta una delegazione di monaci tibetani che ha parlato di responsabilità collettiva nella gestione del nostro pianeta e quindi le potenzialità offerte dalla collaborazione interistituzionale con Biblioteche di Roma per tutto il nostro territorio è rilevante. Centri di aggregazione giovanile rappresentano lo strumento fondamentale per riuscire poi ad esplicitare nel territorio delle politiche a sostegno dei giovani. Dicevamo prima, diffusi capillarmente sul territorio, non solo perché sono ubicati strategicamente nel territorio dell'Appio, del Tuscolano e dell'Extragra, ma anche perché si sono arricchiti della cosiddetta educativa territoriale di strada. I centri di aggregazione giovanile si sono aperti ad un'utenza un po' più larga rispetto al canonico compimento del 18° anno d'età previsto dalla legge 285, che per l'appunto parla di minori, in linea con la tendenza ad un ampliarsi della fase dell'adolescenza. Accolgono infatti i giovani fino ai 21 anni e li accolgono già a partire dagli 11 anni, quindi in assoluta continuità rispetto ai centri ludico-educativi o ludoteche che dir si voglia. L'educativa territoriale di strada, che abbiamo già avuto modo di sperimentare quest'anno, rappresenta anche una risposta a quel bisogno di cui parlavamo prima, cioè di far tornare i ragazzi nelle strade, nelle piazze e intercettarli, perché spesso strade e piazze rappresentano in realtà dei luoghi di pericolo e di disagio. La scommessa è proprio quella di utilizzare azioni positive, quindi misure a supporto della creatività, della naturale tendenza all'operosità dei giovani, per contrastare anche il disagio che all'interno delle nostre strade, delle nostre piazze, dei nostri parchi purtroppo alberga. Tutto ciò naturalmente in collaborazione stretta con le scuole. Passando per l'appunto alla scuola, diciamo che anche qui le linee progettuali nel nostro programma politico erano piuttosto chiare. Qui ne esplicito alcune. Quello che abbiamo cercato di portare avanti in una maniera via via più matura, abbiamo iniziato con una collaborazione meno formale e l'abbiamo portata invece ad una vera e propria formalizzazione, è il lavoro di rete, di coordinamento tra le strutture educative scolastiche di Roma Capitale e le istituzioni scolastiche autonome. Questo anche perché la normativa nazionale ci supporta in una visione che è assolutamente strategica, cioè collegare le diverse anime pubbliche della scuola pubblica, per l'appunto, soprattutto nel primissimo segmento, che è il segmento da 0 a 6 anni.
quello per cui i bambini e le bambine entrano all'interno delle strutture abbandonando l'alveo familiare e cominciano proprio un'attività di socializzazione a tutti gli effetti. Il segmento 06 è naturalmente gestito in contiguità tra il Comune e lo Stato, sappiamo che è il Comune ad erogare il servizio di nidi, mentre per quanto riguarda l'infanzia, dai 2 anni e mezzo, 3 fino ai 6 anni, abbiamo sia le nostre scuole dell'infanzia capitolina che le scuole statali. Queste realtà, pur vivendo spesso all'interno del medesimo condominio, perché abbiamo diversi plessi scolastici in cui abbiamo la scuola dell'infanzia comunale e la scuola statale, purtroppo non dialogano, e il dialogo è molto difficile perché si tende a ragionare per compartimento stagno, ogni istituzione ha operato a sé. Lo sforzo che è stato fatto, e qui davvero ringrazio tutti i funzionari educativi e scolastici con incarico di POSES e i dirigenti scolastici delle scuole, è stato quello invece di arrivare ad un dialogo che, sia pure ancora non perfetto, rappresenta una buona base di partenza. Questo ha permesso anche di attuare delle forme di progettazione condivisa con le scuole, di progetti ne abbiamo veramente molti, confluiscono tutti nella cosiddetta settimana della scuola pubblica del 7° municipio, che è un'iniziativa con la quale si vuole portare l'attenzione a tutto ciò che per l'intero anno educativo e scolastico si fa nelle strutture, ma che spesso non riceve un'adeguata visibilità all'esterno, perché se fa sicuramente notizia l'albero che cade, molto meno ne fa la foresta che cresce, e invece la settimana della scuola pubblica vuole proprio dare spazio a tutto ciò. Quest'anno la realizzeremo nel periodo che va dal 17 al 27 maggio, quindi sarà una settimana allargata, ma inevitabilmente, perché le iniziative sono davvero tante, e culminerà il 23 maggio in una manifestazione che stiamo organizzando e che dovrebbe comprendere tutto il territorio municipale per confluire in una delle ultime acquisizioni del nostro territorio, ovvero il Giardino di Giustizia nel Parco della Romanina, che è stato inaugurato il 7 di novembre grazie alla collaborazione non solo con Roma Capitale ma anche con l'Associazione Nazionale Magistrati. In tal senso si situano alcuni progetti: Buon Compleanno Costituzione per i 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana e il Distretto dei Diritti e della Costituzione, che stiamo portando avanti con diverse realtà istituzionali e associative del territorio. Venendo ad una esigenza particolare del territorio, che tra l'altro è anche esplicitata nel programma politico, i nidi, il segmento 03, che è il segmento più delicato. La ricettività complessiva dei nidi nel nostro territorio è stata portata da 2.363 posti nel 2015 a 2.198 nel 2018, un segno negativo quindi, meno 165 posti. Ma attenzione, andiamo invece a leggere questo segno negativo. Abbiamo costituito lo scorso anno un ufficio che si dedica specificamente al controllo e al monitoraggio dei nidi privati sul nostro territorio. Di fatto i posti mancanti sono proprio posti di nidi privati che hanno deciso di rinunciare alla loro convenzione. Al contrario, come vedete, non c'è nessun problema dal punto di vista della ricettività, perché 2057 erano le iscrizioni del 2017, sono state portate addirittura a 2076 nel 2018, quindi abbiamo 19 iscrizioni in più, che sono comunque ancora al di sotto rispetto alla ricettività complessiva, quindi possiamo ancora accogliere altri bambini perché la ricettività è di 2198. Peraltro vorrei sottolineare il fatto che quest'estate abbiamo aperto alla ricettività estiva, sappiamo infatti che i nidi chiudono a giugno, a luglio sono aperti soltanto alcuni nidi in base alle richieste del territorio. I nidi che venivano aperti dalle strutture capitoline nel territorio del Municipio VII erano 6, noi quest'anno, accogliendo una richiesta del territorio, in modo particolare del territorio periferico, perché è chiaro che le maggiori esigenze vengono proprio da chi vive nelle estreme periferie, abbiamo portato a 7 il numero dei nidi aperti a luglio. Promozione della partecipazione
partecipazione attiva degli studenti. Ecco, questo è fondamentale, il protagonismo studentesco. Troppo spesso si legge appunto di studenti che si rendono protagonisti di azioni che vanno a chiudere i rapporti con le istituzioni. Ci siamo interrogati a lungo in questo, proprio cronaca recentissima, no? Le recenti occupazioni delle scuole che hanno anche richiesto interventi importanti delle istituzioni, perché spesso i ragazzi mettono a rischio la propria incolumità personale oltre a quella delle strutture. Abbiamo quindi portato avanti durante tutto l'anno un dialogo costante con gli studenti, in modo particolare gli studenti delle scuole superiori, che essendo poi abilitati ad una rappresentanza all'interno delle loro strutture scolastiche, sono quelli che più naturalmente si avvicinano anche ad una collaborazione attiva in termini proprio di cittadinanza agita con l'istituzione di prossimità. Tant'è vero che stiamo proprio in questi giorni, anche oggi pomeriggio ci sarà un incontro presso il centro di aggregazione giovanile Scolè, istituendo il coordinamento municipale degli studenti medi, quindi tutti gli studenti rappresentanti di istituto e della consulta all'interno dei 14 istituti superiori del secondo ciclo del territorio si stanno coordinando e stanno trovando nel nostro centro di aggregazione giovanile uno spazio in tal senso, e loro stessi manifestano entusiasmo verso questa cosa perché, essendo il nostro municipio così ampio e così popoloso, non avevano di fatto una reale collaborazione e coesione rispetto ai compagni delle istituzioni vicine. A proposito di istituzioni del primo e del secondo ciclo, abbiamo rinnovato e duplicato l'impegno per l'orientamento tra gli istituti comprensivi e il mondo della scuola superiore. Abbiamo realizzato infatti, ancora in collaborazione con l'Informa Giovani di Roma Capitale, il Salone dell'Orientamento, che abbiamo intitolato «Mamma, ho finito le medie». La fine delle medie rappresenta in effetti l'uscita da un alveo tutto sommato protetto e indifferenziato, perché la scuola del primo ciclo, fatte salve alcune curvature specifiche, presenta però una certa omogeneità rispetto ai contenuti. Il momento quindi della scelta della scuola superiore rappresenta per i nostri ragazzi forse il momento più importante nel percorso verso la fine dell'infanzia e l'avvio della vera e propria adolescenza, e infatti l'esame di Stato della terza media rappresenta proprio una sorta di rito di iniziazione, il secondo dei quali è poi quello al termine delle scuole superiori, con l'esame di Stato che ti licenzia dal mondo della scuola ed entri nel mondo della formazione. Grandissimo successo anche quest'anno per il Salone dell'Orientamento, tant'è vero che abbiamo dovuto raddoppiare i giorni e raddoppiare anche gli incontri per giorno, grazie alla collaborazione del personale del municipio e dei consiglieri che volontariamente sabato scorso e il prossimo sabato, lo ricordo, sono qui a disposizione dei cittadini. Abbiamo accolto oltre 600 ragazzi nel sabato passato e ce ne aspettiamo altrettanti in questo sabato con le loro famiglie, per incontrare tutta l'offerta formativa del nostro territorio, ma anche di scuole particolari che nel municipio settimo non esistono, ma che esistono su Roma: CineTV Rossellini, l'Istituto Nautico, l'Istituto Agrario, il Liceo Musicale e Coreutico, il Liceo Sportivo, delle iniziative che raccolgono il favore sia delle scuole che delle famiglie. Le collaborazioni con le istituzioni culturali, universitarie, eccetera, sono diverse, sono in divenire e anche in essere, non mi soffermo perché in parte sono state già anche evidenziate. Passiamo adesso alla cultura, per l'appunto, istituzioni culturali. L'immagine rappresenta emblematicamente non solo la figura di Sisto 40 a cui è dedicato questo murales, ma più in generale l'evento particolarmente significativo di questo anno, cioè le cerimonie connesse al conferimento del giusto riconoscimento per i sopravvissuti al rastrellamento del Quadraro, con la concessione della medaglia d'oro al merito da parte del Presidente della Repubblica. Un'azione che era partita proprio da questo territorio municipale, da questa amministrazione, uno dei primi atti della nostra Presidente, che è riuscito a trovare compimento in quest'anno. L'abbiamo
celebrato anche mediante la realizzazione di un murale dedicato proprio al rastrellamento del Quadraro, e che è andato, diciamo, a completare l'attività urbanistica di tamponatura della scalinata di via Decio Mure, che grazie al bando culturale dello scorso anno è stata abbellita attraverso l'opera di importanti artisti del nostro territorio, in modo particolare si tratta di Muro. E molto velocemente il discorso dei distretti culturali è stato magistralmente reso dal presidente di commissione, idem per quanto riguarda la programmazione culturale del territorio. Mi spendo soltanto una parola per Acque Settime, una parola in più per Acque Settime, perché rappresenta una manifestazione in cui crediamo molto, l'abbiamo istituita questa amministrazione, sta crescendo, vede la collaborazione di diverse istituzioni e cerca di coniugare diverse anime intorno a un tema fondamentale che è quello dell'acqua, che oltre ad essere fonte di vita è una presenza che permea tutti i nostri luoghi in maniera implicita o esplicita, rappresentando una sorta di genius loci del nostro territorio. Quindi qui la collaborazione è veramente a 360 gradi. E anche sugli accordi con le istituzioni culturali del territorio non mi soffermo troppo, avendone già parlato il presidente di commissione. L'accordo che è stato siglato, il protocollo d'intesa che è stato siglato il 10 novembre del 2017 dalla nostra presidente con il Centro Sperimentale di Cinematografia e l'Istituto Luce Cinecittà, è sicuramente il traguardo più rilevante di uno sforzo che è stato compiuto in questo senso, non solo per far tornare Cinecittà pubblica, per far tornare le produzioni cinematografiche a Cinecittà e per far tornare il cinema come caratterizzazione di questo nostro distretto del cinema. Tante sono le cose che si sono messe in moto in seguito a questo protocollo, dall'apertura gratuita degli stabilimenti cinematografici che abbiamo fatto per celebrare quest'anno il compleanno della firma dell'accordo. Avevamo concordato con Cinecittà 100 visite guidate, le abbiamo esaurite con una prenotazione durata poche ore, perché abbiamo dovuto stoppare le prenotazioni nel giro di un paio di giorni. Eravamo già arrivati ad oltre 500 prenotazioni di cittadini residenti nel nostro territorio che chiedevano di poter accedere a queste visite guidate dedicate. Oggi verrà inaugurato, oggi pomeriggio, anzi questa sera alle 19, un cinema in una scuola del nostro territorio, nella scuola, nell'Istituto Superiore Enzo Ferrari, da parte del Centro Sperimentale di Cinematografia in collaborazione con la scuola e le diverse associazioni che operano all'interno della scuola in virtù di un protocollo d'intesa e che si riuniscono intorno al cartello di Accademia Popolare dei Diritti e dell'Antimafia. Abbiamo collaborato attivamente in questo senso grazie a questo protocollo, facendoci, com'è nel nostro ruolo di ente locale di prossimità, intermediari e facilitatori con Città Metropolitana per la concessione delle autorizzazioni necessarie all'apertura di questo cinema, il cui progetto era rimasto incagliato proprio qui. E grazie anche alla collaborazione e alla sinergia, Città Metropolitana ha come delegata alla scuola la nostra presidente capitolina della commissione scuola, e abbiamo lavorato insieme per riuscire a risolvere questi problemi, e questa sera insieme a Carlo Verdone si inaugurerà questo cinema, che è un cinema di periferia importante. Quest'anno abbiamo assistito purtroppo alla chiusura di un cinema nel nostro territorio, possiamo dire che se ne apre un altro, tra l'altro con proiezioni gratuite 3 volte alla settimana, il che mi sembra degno di nota. A proposito del progetto SPQR, anche lì il presidente è stato esaustivo, per cui non dico nulla, salvo che stiamo continuando e anzi stiamo ampliando, perché questo progetto è stato scelto dall'assessorato Roma Semplice come progetto pilota da replicare poi insieme con l'assessorato alla crescita culturale su tutti i municipi di Roma Capitale, e per noi è sicuramente una soddisfazione. Venendo allo sport, diciamo che quest'anno si è caratterizzato
soprattutto per una curvatura che abbiamo voluto dare all'impiantistica e agli spazi sportivi scolastici. Abbiamo infatti portato avanti, con la collaborazione e il supporto della direzione tecnica e dell'ufficio sport, che ringraziamo sentitamente, questo censimento di tutte le palestre scolastiche del nostro territorio municipale, scoprendone addirittura una che, a causa della chiusura di un piano dovuto all'accumulo di materiali, che abbiamo fatto tra l'altro liberare, non risultava neanche censita. Quindi gli spazi sportivi scolastici sono stati monitorati e restituiti in maniera controllata all'attività sportiva. Il prossimo anno stiamo investendo, anche con Assemblea Capitolina, del denaro importante per riqualificare proprio questi spazi. Quindi sappiamo perfettamente qual è la condizione delle nostre scuole e quindi anche quale sia la condizione edilizia degli spazi sportivi interni ed esterni nelle scuole. Stiamo decidendo quindi strategicamente, dopo averne acquisito contezza in maniera oggettiva con dei monitoraggi effettivi, un censimento reale, decidendo di allocare delle risorse in questo senso. Non mi soffermo quindi sugli eventi sportivi, abbiamo aperto anche il nuovo playground a Piscina di Torre Spaccata, quindi diverse sono le cose che poi lascio qui nella relazione. Vengo all'ultima delega, che è stata chiamata direttamente in causa, quella dell'edilizia scolastica. Sicuramente una delega impegnativa perché, lo dicevo, il patrimonio della nostra edilizia, oltre ad essere il più corposo sul territorio cittadino, perché abbiamo circa 150 strutture in carico, già ne avevamo diverse, ci hanno aggiunto pure per l'appunto la scuola d'arte e mestieri di Ettore Rolli, dove abbiamo dovuto fare degli interventi con la nostra edilizia scolastica, pur essendo in realtà in capo al dipartimento, per riuscire a tenerla aperta e non farla chiudere, e il centro di formazione professionale di via Petroselli, anche lì siamo stati costretti ad intervenire proprio perché, pur essendo in carico al dipartimento, se non fossimo intervenuti a livello municipale, le problematiche più urgenti non sarebbero state affrontate. Le linee d'azione sono state quelle che dicevo prima, quindi dei monitoraggi sistematici e uno sforzo di razionalizzazione nella gestione della programmazione, perché purtroppo la manutenzione ancora non riesce ad essere un'attività programmabile come vorremmo. Ci muoviamo ancora troppo spesso sull'emergenza, ma perché? Perché abbiamo ereditato una banca dati di oltre 3.000 segnalazioni inevase dal 2014 fino al 2016, quando ci siamo insediati. È chiaro quindi che stiamo cercando di arrivare dappertutto, e per fare questo mettiamo insieme la manutenzione straordinaria, la manutenzione ordinaria. Rispetto alla manutenzione straordinaria abbiamo concluso gli 8 progetti di messa in sicurezza delle scuole e stiamo partendo con i 10 progetti di antincendio. Al momento sono già aperti 3 cantieri finanziati con finanziamento del Comune di Roma. La manutenzione ordinaria ha realizzato tanti interventi, anche qui l'anno scorso avevamo annunciato con l'assessore al bilancio di aver raddoppiato l'investimento, no, più che raddoppiato l'investimento e raddoppiati invece gli appalti. Da un unico appalto eravamo passati a 2 appalti dedicati, ciò nonostante le esigenze sono talmente tante che siamo passati alla sperimentazione di un terzo appalto dedicato, che avrà come caratteristica fondamentale quello di rivolgersi all'impiantistica, perché in questo modo riusciamo anche attraverso la manutenzione ordinaria a sviluppare e ad aggredire in maniera professionalmente dedicata quelli che abbiamo capito essere i vulnera più significativi all'interno del nostro patrimonio. Qui ho fatto una carrellata di quelli che sono stati gli interventi più importanti della nostra manutenzione ordinaria, che ho cercato in qualche modo di sistematizzare per voci. Ci siamo interessati all'impiantistica, segnalo soltanto un lavoro importantissimo che in questo senso è stato fatto con la revisione e in alcuni casi il rifacimento di impianti elettrici
sci all'interno delle nostre scuole. In una scuola abbiamo proprio rifatto ex novo sostanzialmente l'impianto, che non era assolutamente a norma, quindi investendo tra l'altro 120.000 euro rispetto al nostro bilancio. Questo per dare un'idea dell'ordine di grandezza di interventi significativi fatti con la manutenzione ordinaria: impermeabilizzazioni con revisione, in alcuni casi rifacimento delle coperture. Diciamo che laddove possibile cerchiamo anche di inserire degli interventi strutturali nell'ambito delle manutenzioni a guasto che andiamo a fare. È chiaro che gli interventi strutturali sono quelli più onerosi in termini di progettazione, in termini di risorse, pertanto non ne possiamo fare se non in numero limitato durante l'intero anno scolastico. Abbiamo fatto peraltro anche delle revisioni rispetto al monitoraggio dell'amianto, delle barriere architettoniche, revisione di alcune controsoffittature, le controsoffittature delle cucine degli asili nido, perché laddove abbiamo evidenziato un problema abbiamo poi affrontato quel problema in una prospettiva di sistema e quindi siamo andati a controllare tutte le altre cose simili per evitare che magari l'incidente accaduto in quel caso potesse ripetersi altrove. Infatti, tanto per dirne una, monitorando le controsoffittature delle cucine degli asili nido, quest'estate ne abbiamo sostituite tre perché presentavano delle caratteristiche simili a quelle del controsoffitto che era caduto accidentalmente ad aprile, e quindi siamo intervenuti proprio in sicurezza, in previsione di eventuali incidentalità. Servizi igienici, la disostruzione, spesso il ripristino, rifacimento di impianti fognari. Noi abbiamo edifici che risalgono ai primi del Novecento, ecco, in uno di questi edifici per esempio, nel territorio prossimo a San Giovanni, abbiamo dovuto proprio intervenire in maniera significativa riparando, ma proprio ripristinando l'impianto fognario che purtroppo era crollato e più volte nel corso degli anni abbiamo visto che faceva ricorrere sempre in interventi di disostruzione che poi non risultavano efficaci. Abbiamo fatto quindi un'indagine approfondita e, visto che il sistema era dei primi del Novecento, l'abbiamo, con il coinvolgimento delle sovrintendenze, perché poi dovendo manutenere un patrimonio edilizio così variegato, diventa poi fondamentale anche l'interlocuzione con tutti gli altri attori coinvolti. E infatti in questo senso stiamo cercando di realizzare anche una sorta di uffici di scopo con conferenze di servizi, come dire, dedicate, per approntare un iter che ci consenta poi di intervenire sulle cose in maniera via via più puntuale e con tempi più ridotti. Piccola manutenzione e manutenzione partecipata: la nostra amministrazione ha restituito alle scuole un fondo per la piccola manutenzione che gli istituti comprensivi possono richiedere e gestire in autonomia. Si tratta di un fondo che ammonta a circa 9.000 euro per istituto comprensivo, va dagli 8.000 ai 10.000 a seconda della complessità della struttura, e grazie a questa dotazione le scuole direttamente possono intervenire. L'anno scorso è stato il primo anno in cui questo strumento è stato reso disponibile e ha consentito di tamponare rispetto a tutta una serie di situazioni, dalla rottura del vetro alla tapparella incastrata, che altrimenti per il comune sarebbero veramente, richiederebbero tempi troppo lunghi. Idem la manutenzione partecipata, lavorando insieme con comitati genitori e associazioni di volontariato nell'ottica di una pedagogia dell'esempio che dia ai bambini e ai ragazzi il senso del prendersi cura del bene comune. Quindi interventi ovviamente limitati in sicurezza, soprattutto relativi al decoro. L'ultimo l'abbiamo fatto addirittura con i bambini della scuola dell'infanzia, grazie alla collaborazione di una realtà aziendale che ha messo volontariamente a disposizione i propri dipendenti nella giornata di volontariato aziendale. Noi abbiamo reso disponibili i nostri uffici per poter coadiuvarli nella realizzazione degli interventi, ed è stato un momento molto bello anche dal punto di vista formativo. L'ultima cosa,
si parlava prima di censimento degli immobili. Il censimento che abbiamo fatto insieme alla polizia locale degli alloggi degli ex custodi all'interno delle scuole è stato un censimento capillare che ha portato all'individuazione in maniera palese e oggettiva di situazioni di criticità che in realtà erano già noti a tutti, ma rispetto alle quali non si era intervenuti perché è troppo difficile. Uno di questi è l'occupazione abusiva di un alloggio di ex custode in uno dei plessi del nostro territorio, un plesso dove per l'appunto convive la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, quindi i bambini dai 2 anni e mezzo agli 11 anni. Ci viveva infatti da 7 anni una persona senza titolo che tra l'altro aveva 176 pagine di casellario giudiziario, infatti l'abbiamo trovato lì agli arresti domiciliari perché era uno spacciatore pluripregiudicato, nessuno si era mai preso la briga di intervenire per ovvie ragioni, l'abbiamo fatto. Abbiamo liberato questo spazio sarà destinato ad accogliere uno dei nostri centri di aggregazione giovanile nel territorio tuscolano. Grazie. Grazie Assessore, ringrazio tutti i presidenti delle commissioni permanenti, ringrazio tutta la giunta tutta e lascio la parola alla nostra presidente, dottoressa Monica Lozzi, grazie. Io sarò veramente breve, allora pure io volevo fare un ringraziamento particolare ai consiglieri di maggioranza, ai presidenti delle commissioni e agli assessori della mia giunta, ma in particolare vorrei ringraziare le opposizioni che oggi sono state presenti, hanno avuto la pazienza di attendere fino alla fine e invece attendo nei prossimi giorni le interrogazioni degli assenti, tanto le risposte stanno già nelle relazioni. Grazie a tutti. Bene, la seduta è sciolta, il Consiglio chiude alle ore 12:50, grazie.